Numero 4 del vicepresidente, individuazione centri per la prescrizione di alcuni medicinali per malattie rare, integrazione elenco centri prescrittori per medicinali soggetti a registro ALTA. Numero 7 del vicepresidente, bando di concorso. La 6 è molto definitivamente sempre sospesa. Numero 7, bando di concorso. Nel senso che non lo facciamo più, cioè nel senso che ci affidiamo al. Stanno facendo secondo gli indirizzi di legge, se ci chiedono le lucidazioni. Numero 7, bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della regione Liguria, anni 2014-2017. Bene. Numero 8, il vicepresidente di GR 1592 del 13 dicembre 2013, accreditamento provvisorio dei provider ECM della regione Liguria. Numero 9, assessore Barbagallo, PSR 2007-2013, bando di apertura, presentazione per l'anno 2014, domande di conferma di impegni quinquennali sulla misura 214, pagamenti di agroambientali e prolungamento di impegni al settimo e sesto anno per impegni iniziati nel 2008 e 2009. Numero 11, assessore Rambaudi, progetto Liguria Giovani Insieme, interventi a favore dei giovani, di cui all'intesa approvata in sede di conferenza unificata del 17 ottobre 2013 sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2013. Numero 12, assessore Rosselli. Numero 12, dell'assessore Rossetti, variazioni per euro 4.896,13 al bilancio 2014, in sensi dell'articolo 7, legge 42 del 2013, OPCM, interventi di bonifica del relitto, AVEN, quinto provvedimento. Questi soldi che sono i soldi che, siccome è scaduta l'ordinanza per il depuratore, vengono sui nostri capitoli. Numero 13, assessore Rossetti, prosecuzione affidamento agenzia Liguria del Lavoro dell'attività di assistenza tecnica di supporto nella gestione dell'accreditamento di organismi del sistema formativo Liguri, anni 2014-2015, impegno euro 249.600. Numero 14, approvazione degli esiti della valutazione dei requisiti fini dell'accreditamento e degli esiti delle procedure del mantenimento. Numero 15, assessore Rossi, approvazione del piano di prevenzione della corruzione del programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, struttura della giunta regionale, in applicazione della legge 190 del 2012. Numero 16, una proposta al Consiglio dell'assessore Rambaudi, legge regionale 11 del 2006, istituzione e disciplina del sistema del servizio civile regionale, articolo 8, proroga del programma triennale per il servizio civile regionale 2011-2013 per l'anno 2014. Consiglio. Rinviato perché c'è un problema di non aveva ancora le risorse per poter fare l'impresa, facciamo terminare la prova. Rinviato. La 11. Rinviato. Del fuori sacco, allora, del presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della regione Liguria ad iniziative varie. Del vicepresidente, convenzione con la ditta Kedrion S.p.A. per il servizio di plasma derivazione, impegno della somma di euro 3.300.000 in favore dell'IS a San Martino IS per gli oneri del servizio.
del presidente, estinzione dell'associazione pubblica assistenza ai volontari Genova Onlus con sede nel comune di Genova, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al numero 393. Il vicepresidente, regolamentazione e modalità operative e attuative dell'accordo quadro regionale per la distribuzione in nome e per conto dei farmaci tramite le farmacie pubbliche e private sottoscritte in data 31 gennaio 2012. E del vicepresidente, stanziamento anno 2014, favore farmacia basso fatturato, modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 41 del 2013, disposizioni a favore delle farmacie disagiate. Oh. Quelle che hanno un reddito basso, praticamente montane, tutte dove tenerle aperte per un servizio. Poi un argomento dell'assessore Briano, indirizzi operativi per la riapertura del museo minerario di Gambatesa. Allora, abbiamo fatto numerosi... Un attimo solo, anche noi ce la rete, quella riunione. Adesso, dopo, di 5 minuti, dai. Abbiamo fatto numerosi incontri, dopo che avevamo anche parlato insieme al Presidente con il Sindaco, di me e con il Parco, per vedere come andare avanti rispetto a questa situazione di Gambatesa. Ora, tutta la storia la sappiamo, ci ricordiamo che praticamente nel 2011 è stato tolto la concessione mineraria. È stata appunto dalla regione tolta la concessione mineraria. Questo ha comportato tutta una serie di nuovi vincoli rispetto alla possibilità di poter fruire di un bene come quello della miniera da un punto di vista didattico e culturale. Allora, noi abbiamo già fatto tutta una serie di azioni, in particolare di presa di contatti con il con i beni culturali per rendere, diciamo, questa miniera un bene culturale di interesse regionale. E il parco, grazie anche insomma, al nostro intervento, ha già mandato tutte le schede, ci siamo visti con Angelo la settimana scorsa, per poter essere riconosciuto come tale. Ora, per riaprire però occorre che noi ci prendiamo carico di due cose. Uno è quello di costruire una leggina, che adesso stiamo verificando come farla, per in qualche modo sbloccare la situazione e capire qual è il regime di qualità e sicurezza che il parco poi deve applicare per poter riaprire. E quindi io proporrei, ti posso fermare io ma con Angelo, allora quattro azioni da portare avanti. Allora, predisporre un disegno di legge che proporrei alla giunta con urgenza e poi al Consiglio. I consiglieri, tra l'altro, sono già anche allertati su tale Poi di sostenere l'ente parco dell'Aveto presso i competenti uffici del Ministero, questo lo stiamo già facendo, per i beni di attività culturali, per la dichiarazione dell'interesse di bene culturale. Poi, appena sarà approvata la legge, bisogna predisporre un atto di indirizzo che dovremo mandare all'ente parco, che contenga le istruzioni necessarie per redare il progetto di valorizzazione da sottoporre alle autorizzazioni regionali. E dovrà far parte tale progetto anche una valutazione dell'ordine di priorità degli interventi da eseguire, nel senso che bisognerà fare alcuni interventi per la sicurezza del sito. E poi di sostenere, questo lo dico anche a Pippo, io mi attiverò per questo, di sostenere l'ente parco dell'Aveto nell'individuazione delle fonti di finanziamento, che possono essere regionali, statali e comunitarie, ulteriori rispetto a quelle che potremo individuare noi, che noi diamo già al parco, perché comunque il parco nel suo bilancio dovrà insomma ottenere delle risorse esterne per poterla mettere in sicurezza e renderla di nuovo fruibile. Tutto questo fatto d'accordo con tutti gli enti competenti, che siamo riusciti col comune e con il parco. Bene. Due comunicazioni del presidente. Una di adesione a accoglienza comitato 3 ottobre, che in pratica che pone come obiettivo l'istituzione di una giornata della memoria in ricordo delle vittime morte, tentativo di fuggire,
e quindi c'è questa adesione soltanto. Fatto, dai un colpo per basta, mezzo silenzio. E un'altra comunicazione del presidente di partecipazione, richiesta di patrocinio, di partecipazione, volevo dire, del Gonfalone a una cerimonia Varo Fregata Carabiniere. La cerimonia si svolgerà sabato 29 marzo 2014 alle ore 10:30 presso lo stabilimento. Io ci sono, ma sono bene che vengano anche altre, è una cosa molto importante. Che a piacere si sì, lo dica, sono poi alla fine cantiere. Bene. Vediamo, no, beh, ma io vado, poi loro comunicano direttamente il cerimoniale. 29 marzo alle ore 10:30. Arrivato in mondo. Di solito viene Lucinelli, insomma, chi vuole venire? Finito? Allora, datemi, ho 5 minuti, poi così scendete. Dunque, bisogna fare sta lettera per Aiello, Enrico. Ho parlato anche alla Landelli, dovremmo mettere tutto a posto sul TPL, sul ferroviario lì. Però siamo in streaming, comunque non vuol dire niente, mandiamo questa lettera giù al ministero, poi se va bene faremo la comunicazione, ma prima mettiamo. Poi io devo tornare a Roma martedì, mercoledì e giovedì. Martedì sarei a Milano, c'è da fare martedì essere in consiglio o no? Quindi andare da Milano. Sì, abbiamo anche deciso che l'hanno chiesto martedì discorso che ci sia per San Martino. Si farebbe dai 25, non ci sono problemi al momento. Va bene, ancora invece Enrico, proverei il 25 il mercoledì pomeriggio, scusa, non il 25, il mercoledì pomeriggio a mettere sull'incontro con Moretti, se tu puoi. Andrebbe benissimo perché il 10 marzo ci ha convocato Poletti per la questione quindi ho voluto decidere di andare. Bisogna vedere se lui può, ma se lui può affronteremo i temi, diciamo. Mi andrebbe benissimo che sono già lì. Perfetto. Poi vediamo i temi della freccia bianca, insomma, no? Su cui la Toscana però fa storia. E poi ho parlato con Maroni ieri, è molto interessato ad affrontare quel tema del Nord, che però io non ti so spiegare. Ma c'è già stato un incontro tecnico? Vedo un po' voi, io se va bene, per me va bene. Me va benissimo. Allora, però andiamo giù a parlare con Trenitalia, con Moretti. Vediamo la cartellina. Allora, in fondo ci sono gli... Cos'è? Il fotovoltaico? Sono tua? Spiego un po'. No, è un quadro riassuntivo dell'attività fatta nel fotovoltaico in questi anni, c'è cioè l'elenco dei 105 interventi che abbiamo finanziato nei due bandi che sono stati con i due bandi che abbiamo fatto che hanno attivato investimenti per 11 milioni di euro e un contributo di fondi dell'asse 2 del POR per 6 milioni di euro. Guardano complessivamente comuni, scuole e poi c'è un quadro riassuntivo che viene messo online dello stato dell'arte del fotovoltaico in Liguria. Dove abbiamo già messo. Sì. C'è un trend di crescita, ovviamente molto più contenuto rispetto al territorio nazionale, per una scelta che qua abbiamo fatto, che oggi la legge non consente più da nessuna parte di fare impianti fotovoltaici a terra. L'avevamo già deciso. Qua avevamo già assunto noi una determinazione di non favorire quel tipo di intervento. E tutto sommato anche l'orografia poi della regione tale per cui sarebbe stato assurdo agire diversamente perché sono talmente poche le piane agricole coltivabili che se le dedichiamo al fotovoltaico, avessimo dedicato al fotovoltaico avremmo dei problemi ancora più rilevanti. Tant'è che in Liguria il 96% della potenza installata su tetti e pensiline il 4% a terra, nel resto d'Italia molte regioni il 50% sono impianti a terra. Noi oggi
installato nel fotovoltaico ci sono nel 2012, mentre sono in corso tutta la realizzazione del 2013, 74 MW, è un trend in crescita. Anche sto bando che abbiamo fatto ultimo, che aveva una dotazione di 1,7 milioni e che riguardava impianti fotovoltaici da 20 a 200 kW, ha avuto una partecipazione particolarmente importante. Sono arrivate 116 domande, di cui 96 nel primo giorno, e c'è un investimento complessivo di 5,8 milioni. Noi eravamo partiti con 1,7 milioni, però credo che avremo residui da poter dedicare, quindi sono abbastanza tranquillo di poter coprire tutti i progetti che saranno ritenuti ammissibili. Bene, dunque, questo qui sarebbe l'ultimo e il penultimo, sono due elenchi, giusto? Sì, sono i primi due bandi, quelli di fatto ormai completati. Va bene. Come diceva Enzo, la scheda che abbiamo messo questa settimana è quella del fotovoltaico, l'ho trovata, non so se è anche qua, sì, sì c'è. Ecco, l'altra scheda che abbiamo messo è quella di Otto, e viene l'amministratore delegato, viene? Viene Iardella, presidente. Va bene. Viene all'una, non abbiamo un quarto. Anche lì mi raccomando di esserci più che potete. Va bene. Le schede che invece presentiamo oggi sono un intervento molto importante a Carcare, che in realtà è un intervento storico, che adesso solamente ancora due cantieri aperti, che si dovrebbero chiudere a ottobre più o meno in tempo con l'insediamento in Oberasco, dico bene? In realtà poi loro chiederebbero ancora una rotonda per completare l'opera che dovrebbe... L'avremo messo in di qui adesso vi parlo tra poco del FAS, non della rotonda. A questo punto si chiuderebbe con 6,6 milioni, un'operazione molto complessa e credo anche molto importante. Poi c'è ancora una scheda importante, Giovanni è uscito, c'era, non mi sembra di sì, non c'è. Vabbè, la presenterà il sindaco, l'assessore di Santa, che sono, è un intervento importante a Santa, un po' ERP, un po' ERS. Uno di quei comuni in cui la gente scappa perché comprare o affittare case per i comuni mortali è veramente molto complicato. 18 alloggi vengono consegnati a maggio, il sindaco, sapete che non si ricandida, ha chiesto comunque di andare a inaugurare, insomma, cosa che avrà il 22 di aprile, quindi oggi presentiamo questo per via Dogari. No, vabbè, ci sono 3-0 di troppo, vabbè. Diamo quella giusta, poi la stampa. Va bene, infine c'è un cambiamento, diciamo, nel programma di marzo, nel senso che non si è fatto Ceriana per la morte del vescovo. Allora, confermiamo lunedì, che cosa ancora da fare? Lunedì Lucinasco, sabato Aia 24 e Airole, poi il 24 Sant'Orcese e Termo, parcheggio, e poi il 25 in realtà il wifi. Cioè noi abbiamo fatto un programma per fare tanti zone wifi free, no? Sì. Vetti ci ha chiesto di usare la loro piazza come evento simbolico, diciamo, di un programma che in realtà è molto più vasto. Da 105 comuni ad oggi. 105. Tu verrai naturalmente, magari coglieremo l'occasione per spiegare un po'. Anzi, siccome faremo anche, vabbè, insomma, magari nella scheda che faremo, nella presenza che faremo, dare un po' senso globale, andiamo in uno. Per... Sì, certo. Ma ce ne sono già comuni che l'hanno attivata, sì? Ci sono comuni che hanno già il loro wifi. Ma questo regionale è il primo che facciamo? Questo è il primo. Simbolicamente è il primo. Va bene. Ecco. Allora, un'altra deliberazione, una fuori sacco dell'assessore Rossetti, determinazione in merito al patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2014. Allora, spiegaci. La scadenza delle norme nazionali hanno portato il 15 marzo anche per il verticale. Noi abbiamo 16 milioni di FESR, abbiamo 36 milioni di
patto incentivato, cioè di accordi Stato ANCI noi, e poi abbiamo messo 10 milioni di chip nostro per provare ad aiutare di più il comune. Ai sensi della legge nazionale, il 50% dell'incentivato va sui piccoli comuni, cioè quelli da 1.000 a 5.000, e loro hanno una risposta di abbattimento di patto al 73%, quindi praticamente una certa risposta consistente. La restante parte, cioè i comuni sopra i 5.000 abitanti, hanno un abbattimento di patto del 49%. Questo 49% contempla anche il fatto che abbiamo dato i 10 milioni ai comuni sopra i 5.000 abitanti, non li abbiamo dati alle province e non li abbiamo dati ai comuni che hanno una quota FESR superiore ai 500.000 euro. Le quote FESR sono distribuite per 16 milioni e rispondono al 90% dell'abbattimento patto di quelli che hanno fatto domanda sul FESR. Quindi tutto il FESR utilizzabile è stato utilizzato e i comuni ne godono del 90% sulla partita FESR. L'FSC? No, non è previsto. Questo è un guaio, ragazzi. Non è una scelta discrezionale nostra, eh? È un decreto Barca. Non dipende dal momento. Arrivano dallo Stato. Non abbiamo nessun margine, ma neanche sulle altre voci. I comuni, quando l'abbattimento del patto sui comuni riguarda tutti i loro investimenti, quindi compresi gli FSC. Il decreto, quindi il comune che ha FSC oggi, se è piccolo ha un 73, se è grande ha un 49 di abbattimento di patto, quindi può spendere di più. Il decreto Barca è vincolato ai FESR, quindi noi non abbiamo margine di discrezionalità e abbiamo al 90% risposto ai comuni che hanno chiesto la mano sui FESR, ma non potevamo fare altro. Le province hanno si sono distribuiti 9 milioni, sono al 22%, ma hanno obiettivi di patto talmente alti che se mettessimo tanti milioni, comunque la percentuale del 22% non si sposterebbe. E hanno, la provincia di Imperia ha goduto nei 16 milioni di FESR, circa 1,5 milioni per un proprio FESR. Ieri col CAL abbiamo ottenuto, come dire, un pieno consenso a tutte le modalità e ai criteri che ci siamo dati. Il limite è che lo scorso anno noi potevamo andare al 30 ottobre, quindi sulle nostre disponibilità di mancato utilizzo di patto abbiamo avuto un margine ben maggiore dei 10 milioni. La norma prevede il 15 marzo come ultimo e unico termine. A me piacerebbe poi avere la possibilità di fare un emendamento perché sempre che poi si abbia margine nostro si possa riversare sui comuni e sulla provincia. Va bene, vediamo un po' di cose, devo dire parecchie. Aspettare però. Sì, però non ce la dai. Sì, bene. Non vuoi. Meno, è inutile, dai, non ne vuoi. Non vuoi, insomma, però. Siamo Claudio, io ho previsto, se tu non hai dato. Quanto l'ora ce l'hai? Dunque, primo punto, noi, Claudia, dunque, io voglio capire cosa accade sulla fiscalità, perché sono subissato da tweet, lettere, richieste di incontri di sindacati, di gente che dice che è aumentata pesantemente l'addizionale regionale. Ora, com'è possibile che sbaglino tutti, diciamo, non capisco.
Ma no, ma la busta paga, no, l'articolo della stampa me lo spiego, diciamo, non hanno capito la nostra legge. Ma io non so, i sindacati ci hanno chiesto un incontro perché dicono che una busta paga c'è cioè un significativo di sindacato. Mi scrivono su Twitter, l'hai vista la lettera dei sindacati? L'ho vista l'altro ieri, Claudio era a Roma con te, pare che l'INPS abbia interpretato male la cosa. Avevo scritto all'INPS il 9 di gennaio. Sì, ho capito ragazzi, ma l'avete dovuto accedere, bisogna che facciamo casino, che ce ne occupiamo. Io l'ho visto l'altro ieri. Ah no, voglio dire, anche se non aveva sbagliato noi, bisogna che ce ne occupiamo. Ma noi ce ne stiamo occupando, nel senso che il 9 di gennaio abbiamo immediatamente scritto all'INPS dicendo attenzione, dovete applicare la riduzione. Quando sono arrivate le prime segnalazioni, il 20 di febbraio abbiamo riscritto nuovamente, abbiamo ricevuto l'altro ieri una risposta email dove ci hanno assicurato che avrebbero rifatto la comunicazione di tutti operativi. Quindi noi contiamo che... Quindi è stato un errore davvero, la gente ha ragione. È vero, certo. Facciamo un comunicato stampa. Io oggi ne parlo in conferenza stampa, se ci sei è bene. Okay. Se non ci sei puoi fare un comunicato, eccetera. Però dirlo subito, insomma, che... Ma l'INPS nel senso. Scusate. Riguarda i pensionati. E invece gli altri chi sono? Io non so le segnalazioni. E quello che ti ho fatto vedere ieri. Quello che ti ho fatto vedere ieri, se non ci ha messo una foto di 40 anni fa sul profilo di Twitter, non è un pensionato. Stavamo la documentazione, perché non la mandano. Scrivetevi una mail, mandatevi un tweet. Che lui... No, ha scritto i numeri, non i tweet. Quindi... Cioè, ho l'impressione che il fenomeno sia abbastanza vasto, insomma. Ma non è che poi l'INPS condiziona tutti, che no. Ma può darsi che nei conteggi non... Comunque voglio dire, è sempre modo di fare con guaglio, bisogna fare. No, 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 non c'è dubbio, però è antipatica la cosa. Poi la stampa di ieri, o dell'altro ieri, Pippo, sostanzialmente dice Renzi è bravo perché riduce le tasse, ma le regioni e i comuni sono cattivi perché le aumentano e noi ci mettiamo tra i cattivissimi. Sostiene lei perché non sono capace a leggere la nostra legge, scusa bisticcio, e non capiscono che c'è sempre la possibilità di intervenire, diciamo, cosa che ci riserviamo ogni anno. Più che spiegarlo al giornalista. Scriviamo la lettera, cioè la sostanza è che noi abbiamo quest'anno elevato il tetto da cui parte l'addizionale da 27 a 28 mila euro. E quindi abbiamo ridotto le tasse. E loro vanno sul sito, sul quale sito le tasse come tutti gli anni sono considerate senza l'esenzione e quindi fino a partire dai 20.000. Continuiamo a spiegarglielo, poi c'è sempre un giornalista che non capisce o che non ascolta o che non è stato così attento a chiedercelo, perché magari arriva uno. In realtà noi facciamo una cosa che è senza senso, cioè solamente per la potenza di massicci, perché noi dovremmo decidere la fiscalità, appunto, non come dire quello che sarebbe se non decidessimo, cioè che paese è questo. Però lo so che non c'entra a fare, so benissimo. Poi abbiamo anche gente che lamenta il fatto dell'IRPEF regionale, perché l'IRPEF nazionale sanità l'hanno chiamata regionale, quindi quando hanno aumentato l'IRPEF il governo, che è quella che gli serve, è quella che loro danno alle regioni in sostituzione dei trasferimenti. In un paese tu dovresti dire ai cittadini come si chiamano le tasse, perché non capiscono come si chiamano, quali sono, eventualmente modificare nel tempo le percentuali del per chi va. Tutto ciò viene in attesa. Vabbè, insomma, noi diciamo di là oggi che ci sono segnalati vari errori, diciamo, no? Che adesso faremo l'incontro con l'INPS. Ma magari fatelo anche con l'agenzia delle entrate per capire un attimo, diciamo, non so, c'entra, no? E ci sorprende anche abbastanza la cosa, perché noi ormai è consolidata questa roba, no?
facciamo legge a fine anno e con la legge definiamo la fascia di esenzione. La fascia di esenzione addirittura aumentata di 1000 euro, che non so quanta gente corrisponda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso, vabbè, dovranno fare in automatico, spero, non è che uno deve fare il corso, no? No, automatico. E quindi c'è una valanga di gente che paga di più di addizionare, non si capisce bene per colpa di quali casini. È la prima volta che succede, vero? La prima volta. No, qualche volta può dire che è successo che erano dei tagli e perché loro metteranno la legislazione vigente sul computer, no? Poi, con calma. Poi noi facciamo a fine anno e vabbè. Però credo che sia scoppiato con la busta paga l'ultima quel casino, evidentemente. Perché andranno a segnalare adesso questi casini? Non lo so. Vabbè, dai, verificate un po', oggi diciamo di là e... va bene. Poi c'è la questione governo. Dunque, noi ci rivediamo mercoledì mattina per vedere poi il governo giovedì. La questione adesso è, diciamo, Stato Regioni, rapporto Stato Regioni, in particolare, diciamo, Senato delle Regioni e titolo quinto, insomma. Cioè, va da sé che bisogna seguirla bene, 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 questa parità qui io ci sarò, poi se qualcun altro vuole venire, mercoledì, credo che l'incontro con il Presidente del Consiglio sia giovedì mattina presto, che vada in Presidenza, 8:30, sì. Dunque, la confusione è abbastanza grande sotto il cielo, insomma. Avete visto che l'Italicum si è approvato solo per la Camera o al Senato, dove i numeri sono più ballerini, ma dove si vota a scrutinio palese, se ben capisco. Dopodiché questa cosa non servirebbe a nulla se non si abolisse il Senato, perché è chiaro che avresti il problema della mancanza di maggioranza dovuta al sistema tripolare, se avessi al Senato e quindi saresti da capo a 12. Allora, i punti fermi di questa legge sono sostanzialmente costituzionale, ricordo, sono sostanzialmente che il Senato non viene più eletto, ma nominato, oddio, anche prima era nominato di fatto, ma questo è stato un problema. Un altro tipo di nominazione, che non dà la fiducia e che, diciamo, non sono retribuiti i partecipanti, nel senso che si presume che siano già persone retribuite, diciamo, in altro campo. Diciamo che questi qui sono i punti fermi. Dopodiché c'è stata una discreta confusione, insomma, nel senso che la prima proposta che Renzi presentò anche nella nostra direzione prevedeva che ci fossero solamente 20 presidenti, anzi 21, di regioni e province autonome, e che poi ci fossero i 108 sindaci di comuni capoluogo e poi una ventina, perché 150 è il numero ipotizzato, insomma, quindi la metà, o meno la metà dell'attuale Senato, di personalità di vari mondi, insomma, cultura, eccetera, eccetera, venire a rappresentare la Repubblica. Questa ipotesi ha citato diverse obiezioni, una proprio su quest'ultimo punto, che per il momento rimane alle bozze, ma che sembra essere messo in discussione, nel senso che effettivamente un organismo che deve in qualche modo cooperare nel percorso legislativo, diciamo, specialmente in quelle materie, diciamo, che magari saranno anche riviste dal voto quinto, ma che comunque rimarrà un tema, no? Nel senso che è evidente che se le leggi le possono fare sia le regioni che lo Stato, ci saranno sempre, no, momenti di affinamento da mettere a punto. Insomma. Dunque, ieri ci è andato in conferenza un documento, magari potresti, come dire, acquisirlo e darlo a tutti gli assessori, direttori, insomma, almeno a quelli. Sì, vabbè, comunque sia sul sito, insomma, penso che sia sul sito. Insomma, se no ce l'abbiamo tutti e trovo. Comunque, dicevo, un punto è quello lì, mi pare che sia messo in discussione. L'altro punto è
è il tema sindaci così come l'ha messo, insomma, permesso che mi sembra che questo Presidente del Consiglio dimostri una certa forza, insomma, e anche una discreta capacità, nel senso che è vero che non ha approvato nessun provvedimento, ma è anche vero che lui appende, come dire, la sua credibilità a quello che ha detto, e adesso al Tesoro, dove sono stato ieri, per dire, c'è anche una certa, come dire, ribaltamento della procedura, no? Prima erano loro che facevano tutti questi affari incredibili, poi la politica andava lì e vedeva di aggiustare, adesso lui ha detto fate così e non c'è Cristo. E se poi lo fa, cioè sostanzialmente, se poi torna lì, ma ancora il provvedimento, quello lì sono 10 milioni di lavoratori o co-co-co, non di pensionati, guadagnano meno di 25 mila euro lordi l'anno, che prenderebbero circa 1000 euro medi in più all'anno. Questo è ancora il provvedimento. 10 milioni per 1000 euro medio fa 10 miliardi, quindi questo sarebbe. E quindi è prevalsa nettamente l'ipotesi consumi rispetto all'ipotesi cuneo, diciamo, a favore dell'impresa, su questa sostanza. Morando, con cui visto che era appena fatto l'intervista in cui diceva tutto IRAP, un giorno dopo con l'altro ha detto tutto IRAP. Vabbè, sempre per chiudere quella parentesi lì, in realtà poi loro farebbero un'operazione sull'IRAP limitatamente a 2 miliardi e mezzo, circa 2 miliardi e 4. Coperta da un'operazione sulle rendite, esclusi BOT, aumentando la tassazione dal 20 al 26%. Questa è una grande parentesi. Questa cosa qui, adesso poi ho parlato anche un po' con lui, con Derio, con Lotti, insomma, questa cosa qui dei comuni, eccetera, deriva dal fatto che c'è un giudizio abbastanza, come dire, motivato e comprensibile sulla debolezza in questo momento della situazione regionale e sulla volontà di attivare sempre di più un rapporto diretto con un livello di governo che appare agli italiani meno compromesso che quello comunale. Parliamoci chiaro, tanto. Da qui anche una serie di iniziative, se volete, anche, come dire, no? Cioè, la lettera diretta al sindaco perché gli indichi la scuola. E anche questa prima indicazione, come dire, dei 108 uffici dei comuni capoluogo. Adesso questa cosa qui ha sollevato diverse perplessità anche nella riunione della direzione, Gentiloni, Morando stesso, insomma. Perché uno dei migliori esempi che si conoscano, diciamo, di assetti di questo genere che tutti individuano nel Bundestag, nel Bundesrat, la Camera Alta e Camera Bassa, Senato, le Regioni, dei Länder in quel caso, e diciamo camera, tra virgolette, nel nostro linguaggio, è una roba che è incentrata sui Länder, ma perché se devi, come dire, correlare le legislazioni, devi farli con quei soggetti che hanno i poteri legislativi principalmente. Poi è chiaro che alcune di queste leggi riguardano in cascata anche il sistema delle autonomie e che ci può essere una rappresentanza di quel sistema. Ma è chiaro che una cosa di questo genere prevede che al centro ci sia questa roba qui, tant'è che adesso si comincia a pensare a una rappresentanza delle giunte, anche un pochino più vasta, ma soprattutto una rappresentanza dell'organo legislativo per eccellenza che sono i consigli. Però lui, scusami Carlo, non voglio interrompere, il titolo quinto dice, mette la clausola di prevalenza della legge in ogni caso statale. Non ero arrivato ancora, sto parlando. No, sì, ma per dire perché mette più comuni e meno regioni, insomma, sì, sì. Però mi pare che lì si vada. Mi pare che lì si vadano i pensamenti. Si vadano il pensamento. E secondo me anche una prevalenza. Così come può esserci infilassimo in un coordinamento lì, ma questi sono meno problemi nostri, secondo me sarebbe anche giusto avere una rappresentanza non solo dei comuni più grandi, ma anche di un sistema di autonomie particolate in cui hanno un sacco di guai anche, diciamo, i comuni più piccoli. Comunque questo
Ora Rani ha fatto con lui un primo incontro nei giorni scorsi, ieri ha fatto, come dire, un po' un resoconto che hanno ascoltato in tanti dei vostri colleghi, perché eravamo una delegazione numerosa ieri, nel senso che molti di voi erano a Roma anche per fare cose diverse, quindi eravamo Lorena, Renzo, Claudio e Dio ad ascoltare questa breve relazione, insomma, abbastanza significativa. Quindi mercoledì mattina ci rivediamo noi e giovedì i presidenti dovrebbero incontrare 8:30. Io penso che questa parte qui venga messa a posto, insomma, e forse anche quella parte dei 20, 21, quanti saranno, a ventina. Il 21 veniva calcolato con 150, meno 108, meno 21, ecco come veniva poi. Che però, se non sbaglio, non viene neanche 150, 21 e 140. No? Non si capisce bene i senatori a vita, o meglio, i senatori a vita dovrebbero diventare deputati a vita, gli ex presidenti, ma anche quelli che ci sono adesso. In futuro però credo che si immagini che se ne possa continuare a nominare, ma per un periodo, come dire, di 7 anni. E non più a vita, appunto, e poi prevedendo eventualmente un certo ricambio. Vabbè, questo per quanto riguarda, è evidente che è un ragionamento che va a incrociare quelle cose che adesso anticipava Gabriele, diciamo, porta a un ragionamento sui consigli, e se è pur vero che il legale rappresentante dell'ente regione è comunque il presidente della regione, sembrava strano, come dire, non aveva una rappresentanza della realtà consigliare, che è quella che poi ha l'assemblea che fa le norme. Adesso la cosa è molto importante, è molto urgente, i tempi sono, sapete, anche abbastanza lunghi, perché bisogna fare l'impianto, bisogna andare in uno del Parlamento a farlo approvare, poi nel secondo, poi devono passare 4 mesi e poi devi tornare nel primo ramo e poi nel secondo, e devi, tutti questi passaggi vanno fatti senza modifica alcuna, altrimenti, diciamo, il giochetto ricomincia su questo anno. Ora, è evidente che per come si è messa la questione dell'Italicum, la legislatura è sostanzialmente appesa, diciamo, a questa roba qui, ed è evidente che sia vero, che non sia vero, bisogna dire in tutti i modi che si vota nel 18. Perché solamente con un tempo lungo puoi immaginare che i senatori approvino una legge. Se dice appena l'approvate vi sciogliamo, insomma, sarà più difficile approvarla. Insomma, questa è... Ecco, poi c'è il tema invece, diciamo che fin qui siamo alla composizione, che come detto comunque corrisponde a quei principi che si è detto generali, cioè non dà la fiducia. E qui non c'è un problema di maggioranza che vuol dire avere il Senato per governare, ci sarà ancora quotidiano di dialogo, no? Adesso negli Stati Uniti succede abbastanza spesso che un presidente non abbia la fiducia, anche adesso, non abbia il Parlamento, nonostante un presidente forte come Obama. E qui c'è il problema del voto sui provvedimenti, che però saranno limitati a quelli che hanno a che fare con, diciamo, questa materia, no? Che adesso chiamiamo concorrenti, ma poi. Vabbè, poi invece per ciò che riguarda il titolo quinto, il principio che il governo vorrebbe introdurre è un principio giuridico, anche se molto brutto da dire, ma che è quello della cedevolezza, no? E che naturalmente mi dire tutt'altro che paritario, come, no? Maroni ieri diceva, ma bisogna parlare di sussidiarietà, beh, diceva Rani, ma il problema è proprio un termine giuridico, quindi la cosa verrebbe impostata in questo modo qui, diciamo, c'è l'interesse nazionale prevalente, dietro a quello c'è una legislazione nazionale prevalente, dopodiché è chiaro che o fai come dice Scaiola che abolisce anche le regioni, che naturalmente è tutto lecito, ma se non vuoi che le regioni diventino un ente assolutamente gestionale, di cui non si capirebbe allora il significato, visto che hai i comuni per questo, accanto a alcuni compiti che poi sono anche gestionali, come sempre accade, non si può mai spaccare il cappello in quattro, cioè, la questione prevalente è individuare dei campi di azione in cui hai un... no? Cioè, mentre gestisci i fondi europei, per esempio, devi anche avere un campo d'azione in cui legiferi su determinate materie, semplifichi...
Vabbè, insomma, e qui si arriva all'altro capitolo, che è appunto il titolo quinto, cioè la riforma del 2001, fatta pochi giorni prima del voto del 2001, la maggioranza della Camera, qui faccio pure parte di quattro solo parlamentari, che effettivamente ha dato origine a un contenzioso infinito davanti alla Corte Costituzionale, che passa buona parte del suo tempo a dirimere conflitti tra regione e governo. No? Questo è in buona sostanza un'attività non dico prevalente, ma quasi. Ora, se la politica, come dire, vuole essere ragionevole, tiene la Corte per alcune grandissime questioni, ma non per l'attività quotidiana sul turismo piuttosto che sulla cannabis terapeutica. Nel frattempo questo governo ha fatto passare all'Abruzzo, mentre l'altro non fece passare a noi, che poi è chiaro che poi molte delle impugnative non derivano da squisite questioni costituzionali, ma da atteggiamenti politici, diciamo, di governi di fuori magari da quello che è la regione, o viceversa, perché anche noi impugniamo a volte dei provvedimenti loro. E quindi vabbè, lì si apre un capitolo abbastanza interessante. Su cui adesso magari non oggi, visto che ci sono parecchi che hanno altri impegni, adesso ancora 3 minuti più poi ti libero, mi sembrava utile chiederti di rimanere per questo pezzo qui, scusa. E naturalmente bisognerà che noi attiviamo un rapporto con col Consiglio, anzi chiederei a qualcuno di assumere un po' questa regia, potrebbe essere vicepresidente, se ne ha voglia, se ce la fa. Perché per esempio a Lombardia ieri ci ha proposto un documento che il Consiglio ha approvato, noi abbiamo, allora hanno un Consiglio rinnovato da poco, eccetera, eccetera, noi abbiamo un Consiglio un pochino più, come dire, a fine corsa, nel senso ti manca 7-8 mesi, insomma, di fatto. Però magari prendi contatto con Boffa e come dire, cerchiamo un po' di capire, adesso appena poi abbiamo qualche elemento in più. Magari io stesso dopo l'incontro con il Presidente potrei da più lungo farla, me la sono fatto condividere, perché facciamo avere il testo, ecco, sì, questo fatelo subito, con la preghiera Boffa di farlo avere poi a tutti. Diciamo che questo qui è il pacchetto, adesso non la farei breve perché appunto vorrei dire ancora un po' di cose finché c'è Pippo. Poi il grado dei FAS più a lungo, ma Pippo l'ha già sentita questo discorso, quindi poi quello può andare. Vabbè, poi loro, oltre al provvedimento che ho sommariamente illustrato, diciamo, quello che riguarda IRPEF, non per i pensionati, quest'ultimo, vabbè, poi hanno detto mille cose, no? I stipendi grossi, la spending, eccetera. Ora, sembra abbastanza confermato che non ci sia un taglio sulla sanità al momento, ma che la spending sulla sanità produca risparmi da usare meglio sulla sanità. L'ho detto ieri sera, nel telegiornale stamattina, sì, di Venezia, spending resta nel settore. Esatto. Anche con numeri diversi da quelli che giravano prima. Va bene, poi, poi diciamo, vi chiederei di seguire con molta attenzione 3 capitoli particolari, uno riguarda Pippo, uno riguarda Boitano e uno riguarda Boitano, anzi poi magari parlatevi un po', cioè informatelo un po'. Allora, qui riparte una roba sui debiti della PA. E noi abbiamo usato molto bene la prima versione dei debiti della PA, insomma, molto bene. Aspettavo che finisse di conversare, non c'è problema. Sì, sì, no, non ho mica detto niente io. Ciao Gabri. Dicevo, abbiamo usato molto bene la questione dei debiti PA. È chiaro che con questa parola debiti, come dire, non una parola breve, ma... Allora, vi pregherei di ciascuno per, a casa sua, ma in particolare, diciamo, l'assessore, il direttore, diciamo, di considerare un po', adesso mi sono occupato di 2 cose negli ultimi giorni, ci siamo occupati, cioè questo fondo grave disabilità, per esempio, c'è un trascinamento, no? Trascinamento che cos'è? No? È un debito che si trascina. Poi ci siamo occupati per motivi, mi sono occupato per motivi del tutto casuali, cioè sono andato a provare a usare il Monte Leone,
clinica in cui è ricoverato per la riabilitazione e c'è un contenzioso con quella realtà di cui si è occupato anche in questi giorni Claudio. No? Ora, prescindendo dal caso specifico, che abbia ragione o torto, non mi interessa, dico, sto usando il caso, ecco, per dire. Cioè, bisognerebbe capire un po' se noi avessimo, come dire, cose che ci premono addosso, no? Che poi vanno magari a... Cioè, anche i disavanzi di ATP e simili, no? Che non è roba nostra, nel senso che non siamo azionisti, però più o meno è quella roba lì. La struttura di come viene gestito tecnicamente deve parte da un debito che deve essere in regione con una fattura intestata. È perché se è in provincia, no? Sì, sì, sì. Nei casi dobbiamo fare, no? Ho permesso che non siamo noi azionisti, però magari nel momento in cui la provincia è in fase di difficoltà, eccetera, eccetera, se magari vedessimo un po' di partite grosse e dessimo una mano a capire, magari io ci ho pensato ieri, no, quando raccontavano queste cose qui. Ma noi in realtà l'avevamo. Siccome è ballerini che stanno seguendo sta roba, no? C'è un problema, secondo me, tra il problema del debito di cassa e il problema di conto economico, cioè non va mai confuso, perché l'aspettativa della gente, dell'azienda, eccetera. Noi abbiamo dei debiti che non sono dichiarati esigibili, cioè fatture che arrivano a una pubblica amministrazione. Adesso io non sto dicendo che tutti i problemi risolviamo così, sto dicendo che quando siamo partiti l'anno scorso, aiutami, noi non pensavamo di raggiungere l'obiettivo che abbiamo raggiunto. Dico bene? Posso dire così? È un complimento. Però erano tutti i soldi che noi avevamo a bilancio con debito, mentre spesso la gente spera di... Adesso, fatevi una riunione, diciamo, non in streaming. Insomma. No, ma io lo volevo dire proprio in streaming, nel senso che a volte c'è un equivoco. Io ho un debito, c'è una perdita di aziende, perché sono solitamente aziende pubbliche che gestiscono, e quindi spero che il paga aziende copra la copertura del debito, mentre il paga aziende ti dà cassa. Per cui alcune aziende, vedi ATP, non hanno la copertura a bilancio. Ecco, quindi non sono capace a dire le cose più precise. Come al solito vi dico le cose che voglio aver capito, diciamo. Cioè, noi ci siamo resi conto durante la gestione dello sblocco aziende precedenti che siamo partiti da 10 e siamo arrivati a 20, a 30. Abbiamo capito che la potenzialità era superiore. Dai, su. Tant'è che è stata usata pochi giorni fa molto bene per venire a capo di vicende molto complicate. Mentre su un gruppo, guardando anche un po' il mondo attorno a noi, per esempio TPL, che per esempio non è il caso di AMT, perché AMT non ha debiti. AMT costa tantissimo al comune di Genova, in termini di ammortamento dei vecchi mutui, in termini, come dire, di partecipazione comune al servizio, non ha debiti. Invece ATP, per esempio, ha debiti, no? E siccome stiamo impazzendo per cercare di capire come fare a venirne a capo, magari questo può essere un sistema di direzione, non so, legittimo, legale, cosa trentennale l'anno scorso era, no? Con tassi estremamente favorevoli, no? Adesso abbiamo cominciato. Vabbè, come si dice correttamente, diciamo, non so più. Poi c'è un provvedimento casa che bisognerà che veda bene Giovanni, di cui io so abbastanza poco, e poi c'è un provvedimento scuola per cui è stato coinvolto anche Piano, che infatti ieri ha pranzato a Palazzo Chigi. Naturalmente, come dire, darà un'impronta, farà un indirizzo, non so, come fece con Veronesi, quando butto giù quelle schede, che se ho ben capito poi sono, precisamente con la scuola, finanziamenti che già esistono, non so, tipo PON, tipo FESA, non so, quelli che sono in ritardo, nel sud, non so bene, che si incrocia con la lettera dei comuni, cioè capite che c'è un continuo lavoro, come dire, anche di comunicazione e di interlocuzione diretta, però poi con operazioni che hanno abbastanza sostanza, perché se poi sono 2,5 miliardi, sono 2,5 miliardi, cioè 2,5 miliardi per noi sono 75 milioni, dico bene, grosso modo, cos'è, 3%, meno del 3. Vabbè, 65-70 milioni, se fosse così sono soldi.
Infatti bisogna capire se chi si è speso molto per mettere in campo risorse come noi non potesse almeno in parte rientrare, per esempio, per usare per l'alluvione, insomma, questo è. Sono queste le cose che c'era ieri, mi pare, no? Più o meno, giusto? Vabbè, poi avete visto che si parla di 1500 cose, ma quelle che impattano più su di noi sono queste. Ecco, adesso vi parlerei dei FAS, ma siccome il FAS... A caso, se posso dire, sì. Dopo capito io, poi c'è stata una discussione dopo, ma poi è molto collegata, che è... Ah già, la casa, scusa, però la casa dovresti vederla anche tu, per tutto l'aspetto, diciamo, del... Sì, noi infatti come commissione a livello nazionale avevamo già lavorato assieme in commissione casa sociale, però poi di fatto è un'asse di welfare e sostegno agli affitti. Ci sarebbe stato ripristinato, per fortuna, il fondo... di sostegno alle locazioni che era stato un grave deficit che ha creato poi un impatto anche sui servizi sociali ulteriormente pesante perché mancando quella risorsa lì e poi un fondo per la morosità incolpevole che ci agevolerebbe anche rispetto diciamo all'equilibrio dei conti delle nostre aree territoriali che spesso non riescono ad avere comunque riscuotere gli affitti delle persone indigenti o comunque con ISEE molto bassi, i comuni. Quindi sarebbe un fondo che andrebbe anche per le nostre altre, non solo per i privati. Sì, sì, io ho capito così, però insomma per la morosità incolpevole, quindi tutte quelle situazioni che sono a rischio di sfratto per morosità, ma che di fatto può essere dimostrato che non, le persone non pagano perché davvero non hanno le risorse da pagare, senza reddito non riesce a pagare l'affitto. Quindi, insomma, su due misure sulla casa, l'impatto sociale è abbastanza significativo. Allora, questa cosa qui la vedi tu insieme a Giovanni. La scuola, che è più Giovanni, però magari la vede un po' anche, diciamo, Pippo insieme a Giovanni. Cioè, la scuola qui è edilizia, però magari sono si possono anche rivedere le collocazioni dei plessi. Stavo pensando. Sto pensando a... Sì, potresti fare dei comprensivi veri, anche fisici, oltre che giuridici, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Adesso un'altra cosa che è stata chiesta ieri al Ministero, che ancora mi sente bene l'istruzione, è legata a un intervento per, visto Gianni mi ha detto, gli abbellimenti. Cioè le piccole manutenzioni, ci sarà un po' di risorse per andare alle scuole da gestire con gli appalti Consip hanno ridotto il numero di occupati in imprese di pulizia, quindi c'è un progetto ponte per far sì che questi possano lavorare facendo un programma di formazione, facendo sistemazione, va direttamente sulle scuole. Quindi attraverso il MIUR, perché il bando è gestito dal MIUR delle pulizie. Sarebbe anche bello un domani usare i cassa integrati delle edilizie, perché adesso noi non ce ne abbiamo. Le piccole manutenzioni della scuola sono 10.000 in Italia. Questi che restano fuori dal. Ci sono ancora, ho scoperto tantissimi LSU. Va bene, poi vi parlerei dei FAS, adesso il tipo ne ho parlato lungo, quindi diciamo è esentato. Ragazzi, sì, nel senso, ovviamente sì, l'unica cosa è che rimaniamo in 7 su 12 a lavorare, per il resto lavoriamo insieme 2 ore a settimana. Sì, sì, c'hai da fare, sì, certo. Cosa ti dico? Cioè, provate a organizzare in modo tale che non si lavori venerdì su altre cose, ma solo sulla giunta. Allora, noi dobbiamo mettere a punto questa questione dei FAS. Abbiamo fatto un lungo incontro con Renzo, ieri c'era anche Claudio, con Donato, e mi pare che la cosa sia risolvibile. Ora, è stato importante, ci fosse almeno oggi qui, ma non ce n'è anche lui. Vabbè. Allora, noi siamo messi male, molto male, nel senso che non avendo più loro, come dire, le risorse per anticipare, come c'era una volta, no? E dando tutti gli aspizi che bocconi mano a mano che si realizzano una certa percentuale al precedente acconto, mi pare sia il 70,
e non avendo né noi né i comuni i soldi sufficienti per fare con la costa bassa, il programma di attuazione per FAS Ligure è molto, molto, molto lento. Ora la Lombardia è andata a 1000 e quindi sta prosciugando risorse, eccetera. Dopodiché è vero che ci rimangono le risorse, ed è vero che se noi facciamo un rush a un certo punto ne possiamo prendere anche tante in poco tempo, ma siccome il patto di stabilità è implacabile, non è che se tu per 10 anni non hai speso niente, poi un certo anno puoi spendere 10 volte tanto, non puoi. Quindi non tanto questa giunta, ma la prossima rischia di andare seriamente nei guai. Ora, io l'ho già detto, credo 10 volte qui, diciamo. Adesso però ho chiesto stamattina a Poggi, che è il direttore del servizio che ha il monitoraggio sotto mano, di fare l'elenco dei cattivi, insomma. Perché bisogna che le guardiamo queste cose qui, non so cosa dire, insomma. Ora, ci sono due cose, diciamo, di diverso ordine di gravità. Cioè, se fosse vero che ci sono già cose finite che non vengono rendicontate, questo sarebbe il più grave di tutte. E secondo la canepa sarebbe vero. Adesso però ho detto, dacci un elenco. E invece l'altra cosa, è meno grave, ma ugualmente preoccupante, sono le cose che vanno piano, per cui, no? Per quello che ho detto più poco fa dicendo ma ci mettiamo ancora sui FAS, sul patto di stabilità, perché molti comuni sono fermi per il patto di stabilità. Però è chiaro che devono andare all'infinito questa storia di FAS, no? E se non sarà il 19, a un certo punto poi ammazzano, no? Ora, io ho trovato in Donato una disponibilità rilevante, però anche una grande preoccupazione. Vabbè, lui dice che non rischiavamo se avessimo fatto, però sai, qui è una questione. Io l'ho chiesto a Fitto, c'era anche tu la camera, e mi ha detto, ho detto rischiamo, e certo che sì. Sai. Nel senso che ogni tanto tagliano e quindi se ti esponi oltre il taglio, lui dice che non avrei potuto fare, diciamo, di tagliare ciò che avevamo già messo in circo, lui dice. Comunque adesso. Ora, non è così semplice. Comunque, come ho detto nella riunione che abbiamo fatto poc'anzi, diciamo col bilancio, e che adesso però qui riassumo, col bilancio, con l'ambiente, con le infrastrutture, perché parlavamo di, e con Barbagallo e con Crescino, perché parlavamo di danno. La sostanza qual è? Che ci hanno detto una serie di cose tecniche molto complesse che non sto più ripetendo, non serve, non sono capaci, che si devono vedere uffici. E sostanzialmente la seconda cosa che fatto, poi tu come, diciamo, posso dire come collage, diciamo, ce lo prende senza tagli. Se oltre a dire una serie di cose sui bassi d'asta, da menicoli vari, noi indichiamo delle opere che fanno parte del PAFAS, che non devono essere tolte, ma che devono essere considerate in questo momento in stand-by perché non ci sono, come dire, le risposte che devono dare i soggetti di spesa, il che, come dire, porterà, come dire, a una deputazione della somma sicura entro un limite che lui garantisce, e poi va avanti tutto. Ovviamente se poi a un certo punto alcune cose in stand-by rientrano, o mette dei soldi come regione, o ne toglie delle altre, oppure differisce alcune di queste opere al prossimo, diciamo, PAFAS, che si chiamerà PAFSC, immaginare, che quindi dovrà, come si è già fatto anche nei mesi scorsi, come dire, accogliere dei trasferi che passano dal precedente settennato al prossimo settennio, al prossimo settennio. Più o meno è chiaro, no? Così? Allora, provate a fare sta roba, cioè, per esempio Zelli a me va benissimo mettere a stand by, manca la decisione, poi è chiaro che decidono va, ma in questo momento non abbiamo bisogno di allocare solo su Zelli, no? Fisicamente non hanno deciso. Per esempio
depurazione, a parte Levanto, non ci sono decisioni, giusto? Renato, no? Sì. Ciò Levanto in questo momento ha deciso, no? Sì, adesso vediamo quando parte la palla, comunque sì. Sì, sì, ma in questo momento... È l'unico che tocca. L'unico che... So, per esempio, Monesi non lo togliamo, ma manca il cofinanziamento, quindi... Sì. Per esempio, non so, Geo non lo togliamo, ma manca il cofinanziamento. Allora, bisognerebbe fare un elenco oggettivo di cose, come dire, messe in questo modo. E dopodiché rimangono lì, nel momento in cui queste rientrassero, come dire, o ne togli altre, o trovi dei soldi tuoi, o li trasferisci al prossimo 7 anni. La cosa peggiore è non sbloccare la matassa, no? Che a questo punto non riesce a fare 5 milioni di FAS su Ponte di Carrasca e quant'altro. Non riesce a completare quelle 10 scuole che sono arrivate a metà e sono fermate lì, no? Tipo Bolano, tipo no? Calice. Sì, insomma. E quindi niente, le questioni sono: una è definire sta roba qui, perché lei Renzo di coordinare questo lavoro insieme a Pippo, ma veramente più che Pippo è una questione proprio di tecnica, insomma, diciamo Canepa, Moric, Guscinelli, insomma, no? Già convocato. L'hai già convocato, perfetto. E poi dateci rapidamente, come dire, una situazione di quella parte che invece ha dentro, no? Che è chiaro che non possiamo andare a chiedere al rettore quanto spero sulle zero, non avremmo mai giusto a fare zero. E cerchiamo di capire come siamo messi, non so, la sanità mettiamo una serie di cose un certo anno, no? Dare che siamo tutte, adesso bisogna verificare. Bene, però è chiaro che San Martino non ha speso. Anzi, se ne si avanza, se dobbiamo spendere, no, basta. No, noi dobbiamo già togliere di fatto una serie di cose, mettere in stand-by. E poi, Renzo, manda a tutti i colleghi, diciamo, una foto dell'arte, in cui, insomma, ognuno, come dire, si guardi un po' suoi e cerchiamo di capire, però se noi non rendicontiamo e non prendiamo gli altri anticipi, loro quest'anno qui ce ne darebbero anche 4 o 5 anticipi. 23 milioni l'uno, quanti sono? 23 milioni l'uno? 23. Avremmo come diciamo, fasatura dei finanziamenti, la possibilità, cioè bisognerebbe che potessimo quindi rendicontare molti, diciamo, interventi avanzamento, adesso lo dico al giro, sanità ce n'è un pezzo, forse tu no, vero? Forse la vena nemmeno, poi un pezzo ce l'ha Boitano, esatto, un pezzo ce l'ha, poi c'è tutta la questione dei grossi interventi di qualificazione urbana, Sesti Levante, Albissola, poi un pezzo grosso ce l'hanno le infrastrutture, diciamo, Vesco direi di no, tu, sì. Poli, ecco lì ci sono un sacco di soldi, come mai non si riescono a rendicontare? Non si sa. Si sa, si sa. Si sa. Poi tu credo che non abbia quasi niente. Tutto il prossimo settennato. La palestra le mettiamo adesso. Qui stiamo parlando di, ecco, tu c'hai i parchi. Tra i parchi ce n'ho, sì, non spero che non siano abbastanza. Non lo so. I depuratori si è detto, cioè solo Levanto. Tu hai un bel po' di interventi culturali. Sto facendo punto punto. Adesso ti facciamo una. Pippo direi. Ah, l'ITS. ITS. E poi Giovanni direi che non va nulla perché lui usa il PSR, non usa il FAST, FSC. Tutte gare fatte. E non lo so, non che siamo, insomma, no. Credo che sia un anno che non prendiamo un acconto. Quindi vuol dire che non siamo riusciti a rendicontare un anno. Direi che questo è. Io. Non so se ci sono chiarimenti, se è tutto chiaro. Poi probabilmente bisogna anche fare una serie di impegni ancora, non so, io non... Ecco Claudio, come siamo impegnato? Io non ho mica idea. Ma noi abbiamo, l'unica cosa che abbiamo fatto ultimamente è stata liquidare di cassa tutto quello che c'è
l'attività di IVA siamo andati oltre rispetto alla partecipazione che abbiamo, perché i soldi nostri, poco, sotto un milione, però li abbiamo anticipati. Per quanto riguarda gli impegni, tutto quello che arriva lo andiamo avanti. Sì, perché noi siamo messi così, che abbiamo partite molto grosse che non dipendono da noi, che sono impantanate. Nel senso che la variabile di Spezia dipende dal fatto che vengano usati o non vengano usati i ribassi, ma essendo il cantiere fermo non sai se questi ribassi vengono usati o no. Fontana Buona dipende dal fatto che nella convenzione ha messo il progetto, ma non sono messi ancora i lavori. Alzei dipende dal fatto che non si sa se vanno o se non ci vanno. E i depuratori dipende dal fatto che levano a parte per fare le depurature, insomma, nel senso che specialmente nel ponente, tutta quella situazione complicata. E questa roba qui cubre più di 100 milioni, siccome quelli che rimangono sono 250, bisogna che noi facciamo dove non abbiamo ancora fatto, una parte l'abbiamo già differita al prossimo, una parte bisogna mettere nel pacchetto che sta in stand-by. Questo qui ti consente di inserire alto, piccolo, ma che va, e a questo punto di fare spesa. Va bene, allora adesso vi dico ancora del corso alluvione, poi possiamo anche sospendere e vederci all'una meno un quarto, ma solo che non abbiate cose da vedere voi, pregandovi di esserci. Insomma. Dunque, ho visto Morando e mi ha assicurato che rimette in moto la questione della stabilità. Sono 20 milioni che secondo Gabriele sono stati allocati così malamente che è difficile spendere. Adesso però ho chiesto a lui di rioccuparsene un po', è una persona, come dire, molto seria, anche molto... Siccome hanno cercato alcuni parlamentari, sì. Voi gli dico di che se ne sta occupando Morando. Sì, ditegli di parlare con Morando e di fare pressione anche loro affinché... E poi volevo parlare un attimo di queste vicende, diciamo, vadesi. Prima di arrivare a quelle, però, c'è una lamentela a Borzoli sull'IPLOM, nel senso che l'IPLOM a Borzoli deve avere i depositi, non so, cioè, che una volta erano della... in determinate cioè, condizioni climatiche, quando fanno il travaso, danno così, credo che sia. La vedi un po' te, con gli uffici, con l'ARPA, la provincia, che è una cosa meno grave, diciamo, di quell'altra, ma... Non più un problema di... Vabbè, l'altra cosa invece, l'ho visto sui giornali in questi giorni, se non addirittura oggi, mi pare oggi o ieri, pare che a fine anno riescano a completare il polo museale di via Garibaldi, insomma, siccome è uno dei più belli di questi interventi fatti col FES. E anche una parte di FSC. Sì, cerchiamo di starci dietro. Cerchiamo di starci dietro e di presentarlo un po' bene, insomma. Va bene, adesso arriviamo a Vado, via, questa cosa qui bisogna che se ne occupino Cucinelli, Vesco, per la parte diciamo industria lavoro, se ne sta occupando Renata per la parte diciamo ambiente, un'occhiata vorrei che la desse anche Claudio, per la parte salute e poi naturalmente anche l'assessore del territorio, in particolare Lorena e Angelo, penso che saranno abbastanza, diciamo, sul pezzo. Faceva un po' il punto su Tirreno Power. Adesso io non ho voglia di fare dichiarazioni, ci sarebbero molte cose da dire, anche sui commenti, ma non ne ho voglia. Ora, l'atteggiamento... vuoi dire qualcosa? Vabbè, poi si è messo in moto anche un po' un inseguimento politico, no? Renzi, hai visto, no? Ora, io non so, o noi stabiliamo il principio in questo paese che, non so, come si è fatto per il nucleare, diciamo, che non si fa più carbone, questa è una scelta possibile, o altrimenti, diciamo, le regioni, i comuni, le province, i ministeri, eccetera, eccetera, in carenza di questo principio, applico le norme che ci sono. E la decisione assunta in conferenza di servizi, come si chiama, diciamo, composta di Tirreno Power, è la più avanzata possibile al mondo, no?
nel senso che noi ricevemmo una richiesta di Tirreno Power di fare un gruppo nuovo, e adesso la dico un po' semplificando, ma di fare un macchiage sui vecchi. E dicemmo di no. Dopodiché non è che abbiamo cambiato opinione, come dice Giugnino, no? C'è una cosa senza senso. Noi abbiamo detto che la condizione che noi ponevamo perché si potesse fare un nuovo gruppo era di fare un radicale rifacimento intanto del primo gruppo, una volta che fosse, come dire, completato il gruppo nuovo, poi, che quindi doveva essere spento e rifatto integralmente, salvo tenere il castello che però è un supporto meccanico, non, come dire, che produca niente. Dopodiché si doveva chiudere anche il secondo e si sarebbe deciso a quell'epoca se si poteva rifare anche il secondo dei vecchi o meno, e sempre comunque con le migliori tecnologie possibili. Allora, siccome la Procura e il GIP fanno riferimento a questa BAT, diciamo, se capisco bene vuol dire Best Advanced Technology, no? O in italiano MTP, migliore tecnologia possibile, MTD disponibile, insomma. Vabbè, sono comunque concetti. Noi questo abbiamo deciso, no? È chiaro che uno può dire io non voglio l'impianto in assoluto, l'approccio. Però non è questo paese qui, non ha vietato, diciamo, questi impianti qui. Dopodiché si è fatta un'AIA che certo presupponeva il fatto che questi impianti avessero una durata limitata per gli esistenti e teneva conto del fatto che andavano come che avrebbero dovuto andare a morire di lì a poco tempo. Comunque dovevano essere fatti degli interventi. Certo. Tra questi interventi qui c'è anche questa copertura dei parchi, che è una delle cause fondamentali, perché se c'è vento, comunque, è chiaro che un po' è il carbonio che va in circolo per il vento, e un po' sono le emissioni, sono due cose diverse. No? Vabbè, adesso la situazione di Tirreno Power, di cui abbiamo formato anche il governo ieri insieme a Renzo, è molto delicata perché Tirreno Power ha diversi azionisti, i principali sono uno francese e uno italiano, e quello italiano ha in corso con le banche una trattativa molto complicata per capire, e bisogna capire se ne esce o no, no? Sol genio, giusto? Perché i temi che adesso abbiamo davanti sostanzialmente sono: uno, il rispetto formale delle prescrizioni AIA, che l'azienda deve assolutamente fare. No? Quelle cose. Sì, no, ma non avevo finito, infatti. Uno. Parlo, come dire, della centralina, eccetera, eccetera. Poi c'è un secondo tema che già costa 40 milioni di euro, che è la copertura dei parchi. Alcuni giornali di oggi dicono che il Ministero dell'Ambiente deve ancora autorizzarla. C'è l'ultimo passaggio al MISE, perché manca un parere del Ministero dell'Ambiente, a meno che non l'abbia dato. Però, però, anche se adesso loro, come dire, mettessero a posto tutti i numeri, no? E anche se ha ottenuto l'autorizzazione del MISE sulla base del parere dell'ambiente, loro consegnassero i lavori all'appaltatore, all'azienda che poi è demon, credo, no? Lo so, lavoro faccio a demon. Facessero partire il carbonile, che comunque comporterà sempre un paio di lavoro. Poi si apre un tema vero, e cioè il tema vero è: ma quella via lì è una via che presupponeva che l'impianto avesse una vita limitata, perché c'è sto detto che si faceva, no? Tant'è che il GIP tende a dire che è stata costruita un'operazione apposta, no? Ora, negli incontri che abbiamo avuto noi, sono venuti francesi e quant'altro, e in allora ci hanno detto che l'intenzione era fare un investimento molto rilevante. Quindi, come abbiamo visto noi, vissuto noi, questa cosa non era tutto un ambaradà messo su per, no?
per avere un'aria, come dire, compiacente, tra virgolette, se no, sbagliato. Non severissima, come se l'impianto avesse dovuto rimanere in piedi sine die. Comunque, resta il fatto, e questo è anche quello che abbiamo chiesto al Ministero, in sostanza, che anche in relazione ai guai finanziari che hanno dei soci, se l'azienda, magari dentro un cambio di azionariato, aumento quota dei francesi, conferma o no che fa l'intervento grosso, altrimenti non se ne esce. Ora, la situazione di Tirreno Power è drammatica perché ha già messa malissimo, e l'unico punto di forza di Tirreno Power era Vado Ligure. E quindi è chiaro che o si rimette in sesto Vado Ligure o l'intero gruppo, diciamo, che finisce o mano liquidatore, che poi dovrà gestire l'impianto, la liquidazione, la bonifica, non so bene. Quindi siamo qui, insomma. Quindi ci sono tre livelli, se vogliamo. No, un livello è il rispetto dei parametri dell'AIA per quanto riguarda emissioni e quant'altro, e allora bisogna vedere se metti l'elevatore a cammino, se lo metti più basso, dove lo metti, tutte queste cose che magari tu ci spieghi. Un secondo aspetto è che poi è già piuttosto spendere 40 milioni, che è piuttosto perché non perché la cifra sia enorme rispetto, ma che è chiaro che ha un senso solamente se poi va avanti l'operazione, altrimenti penso che si blocchi tutto, e quindi cosa copia fare di paghi carbone se non, no? Ora loro per il momento non hanno, diciamo, fatto ricorso alla cassa, quindi insomma, se mi diceva Vesco ieri che si è diffuso la voce che eventuali strumenti di ammortizzatori sociali non avrebbero coperto l'indotto, invece Vesco nega, dice che questo non l'abbiamo detto. Dopodiché, diciamo, il governo, gli abbiamo trasmesso la richiesta che avevamo trasmesso in prefettura a cui hai partecipato tu, ci ha detto che chiamerà l'azienda e che poi aderirà a questa richiesta e ci convocherà. Il Ministero dell'Ambiente. Sì, sì, penso che saranno Mise Ambiente. Mise Ambiente. Che c'è bisogno. Ma ieri c'è, vabbè, Mise Ambiente. C'è bisogno di qualche chiarimento. Questo è quello che ho capito. Adesso però magari raccontaci un po' di ieri. E... sì. Allora, ieri intanto era una riunione. Ah, grazie. Faccio prestissimo. Anticipo. Faccio prestissimo. Ieri è stata una riunione richiesta dalle organizzazioni sindacali, al prefetto, con gli enti locali e l'azienda. Sono andata con il dirigente delle politiche del lavoro, l'ARPA e la dottoressa Minervini. E comuni, ci c'erano anche i comuni. Quindi era totalmente dedicata appunto al tema delle preoccupazioni riguardo alle vicende del lavoro. La preoccupazione dei sindacati che hanno espresso era un po' quella che hai anche detto te, di capire anche quali comunque erano le intenzioni dell'azienda rispetto alla volontà di preparare degli atti per poter andare verso la riapertura comunque dell'attività oppure no. Allora, l'azienda lì, il prefetto ha coordinato benissimo la riunione, ha confermato che adesso loro stanno studiando, abbiamo visto anche che hanno un avvocato di prestigio, tutte le possibilità, perché per fare ricorso l'ex ministro hanno praticamente 10 giorni per poter fare ricorso e poi giudice altri 10 giorni per poter dire insomma se possono riaprire oppure no, e intanto valutavano anche di quali azioni potevano fare per adeguarsi alle prescrizioni che l'ordinanza della procura impongono. Alcune di queste, fra l'altro, vanno un po' oltre quelle che sono le prescrizioni stesse dell'AIA, per cui è per questo che si è chiesto alla riunione che fosse presente anche il Ministero dell'Ambiente, perché c'è bisogno di, anche Confindustria, di qualche chiarimento rispetto ad alcuni aspetti tecnici. Quindi, siccome l'azienda aveva 10 giorni, la riunione di Savona sarà comunque a livello locale riaggiornata al 25.
sempre su questi temi del lavoro, per cui chiedo magari ai miei colleghi se possono esserci, e poi invece aspettiamo di capire il ministero quando ci sono, quando andiamo. C'è da aggiungere? No, il quadro è quello che dicevi tu. Claudio, avete fatto qualche verifica anche voi, no? Però, no. Stava lavorando con l'osservatorio per prepararsi alla sede più indicata. Ci abbiamo messo. Io pensavo adesso faccio due lavori, lo dico così. Allora, raccolgo nel sito dell'ambiente, che ci sono già, però faccio una parte dedicata ad OCHI insieme ad ARPA di tutti gli atti che la regione ha fatto nelle direzioni che ha spiegato anche il Presidente, in modo che chi vuole può provare, diciamo, tutto quello che abbiamo fatto in modo anche più facile, invece che andare a cercare nei vari. E ARPA comunque è a disposizione di tutti i dati che può dare, ci sono. Abbiamo fatto tutti i controlli sulla qualità dell'aria diffusa da sempre in tutta la regione, quindi questi sono disponibili. E con l'osservatorio pensavamo di chiederti, Claudio, se vuoi anche essere Vincinelli, volevamo fare una presentazione del progetto che adesso i nostri esperti, soprattutto i tuoi della sanità, insieme agli esperti nominati dal comune, hanno predisposto, che riteniamo sia un progetto innovativo di controllo sia sugli aspetti ambientali che sanitari. Chiaramente questo riguarda da qui in avanti, ecco, quindi è un progetto che riguarda il futuro, è impostato prima. Esatto, però è veramente una... Senti, ma il clima è attesissimo, immagino. Il clima, allora, devo dire che la riunione è stata una riunione molto pacata da parte di tutti, c'era insomma la grande volontà. Il sindacato cosa ha rimarcato? Che però l'ho rimarcato anche io come regione. Che non vogliamo questa contrapposizione lavoro-salute, però anche noi, come hai detto tu, mi sembra che abbiamo lavorato sempre in questa direzione, lavoro-ambiente-salute, e tutti i provvedimenti che hanno più fatto... Più che chiedere di fare la tecnologia migliore, per gli impianti da capo, poi è chiaro che se l'azienda... Noi abbiamo lavorato. Poi se l'azienda, infatti l'abbiamo detto tutti, se l'azienda non ha rispettato quello che c'era scritto negli atti, non ha rispettato. No, ma se poi l'azienda, magari per le mutate condizioni, diciamo, però, economiche, gli atti che abbiamo fatto, non fosse più in grado di... Deve dirlo chiaramente. Cioè, il timore anche... Però non è che se ne possa fare una responsabilità, no. Cioè, ne abbiamo trattato con un gruppo che certo voleva. Comunque la politica mi sembra che avesse lavorato in quella direzione. Credo che gli sia costato anche un pacco di soldi quel progetto lì, non so, penso dire che non lo volevano fare, mi sembra una cosa... Cioè hanno preso l'impegno di spendere 1.300.000 e avevano speso decine di milioni di euro per fare quei progetti, no, costeranno meno. Poi l'altro aspetto che è venuto fuori con forza, quindi questo di non contrapporre, e poi appunto anche i sindaci, insomma, di cercare di fare chiarezza al più presto tutti quanti, queste riunioni servono anche al Ministero per questo, per evitare appunto fenomeni poi di tensione, di contrapposizioni sociali sul territorio, che poi c'è il rischio che tra chi magari è proprio contro il carbone in assoluto, e poi invece i lavoratori che hanno una preoccupazione, non andare avanti, le famiglie, c'è tutto l'indotto che rispetto a questo tema degli ammortizzatori sociali era appunto preoccupato, poi fortunatamente è stato chiarito, però chiaramente c'è una grandissima preoccupazione per i lavoratori, sì, vedere un contrapposto tra persone, no? Tra dipendenti, sì, sì, sotto 100 un po' troppo. Sì. Vabbè, poi dipende se c'è un indotto totalmente legato, magari in parte. Sì. Vabbè, insomma, comunque è una cosa. Centinaia. Io parto con i due sindaci al telefono. Sono circa 10 punti, poi appunto però come dicevo l'ordinanza... Appunto se fanno l'intervento o no. Perché quest'AIA qui deve essere rispettata. Quest'AIA qui deve essere rispettata, devono certamente fare l'agricoltura dei parchi, ma questo non basterebbe se venisse meno l'investimento, perché quell'AIA lì si giustifica se quell'impianto ha una vita. Transitorietà. Se no non si giustifica. Quindi, come dire, mi pare, siccome quell'investimento lì costa parecchi soldi, magari non 1,3 perché possono fare intanto il primo pezzo, insomma, forse gli basterebbe anche.
solo per chiarezza, il controllo sulle prescrizioni dell'AIA spetta al, no, perché poi esclusivamente spetta al Ministero dell'Ambiente, che si è avvalso di ISPRA e ISPRA si è avvalsa, mi sento, di ARPA. Si è avvalsa o ha affiancato? Sono andati insieme. Sono venuti anche a loro, però. Sì, i tecnici di ISPRA insieme ai nostri tecnici di ARPA. Poi un nostro tecnico di ARPA lavora con la Procura, fianco della Procura. Che fa PG, come PG. E appena hanno verificato queste cose qui, hanno segnalato al Ministero dell'Ambiente e alla Procura quello che hanno trovato. Quindi non è del tutto corretto dire che si è fatta un'operazione di supplenza alla politica. E noi, tra l'altro, poi non sarà probabilmente solo la nostra lettera, perché il Ministero fa comunque i controlli di routine, però comunque noi avevamo scritto di verificare lo stato di avanzamento dell'AIA e eventuali inadempienze. E la stessa cosa l'avevano fatta i due comuni. Poi certo, lì c'è un movimento che è contro, diciamo, cioè che vorrebbe, come dire, superamento. Temo di capire, a prescindere dalla, come dire, applicazione corretta dell'AIA, dall'investimento, diciamo, sulla BAT, no? E quello, sai, è un'altra partita, insomma, cosa vuoi fare? Cioè? Sulla politica energetica nazionale, perché... Vabbè, dopodiché avete visto che, diciamo, con modalità simili, con consulenti simili, la Procura ha avviato un'indagine, non so se è la parola giusta, ha fatto anche su Italiana Coq, che naturalmente è molto intrecciata con Funivia di Alto Terreno, e per cui sta per partire un grossissimo investimento di ambientalizzazione, di copertura di paghi, con finanziamenti in buone parti pubblici, che sono fondi del Ministero dei Trasporti. Anzi, pensavo che potesse essere un'opera pubblica di quella che presentiamo da qui a maggio, non so, perché in buona parte è fatta con fondi pubblici. E magari lasciamo perdere invece l'azienda in quanto tale, che magari la vediamo in un momento più tranquillo di questo, se mai ci sarà. Ed è per questo che poi dicevo, guardiamo bene anche questa cosa di Ibron, di cui i giornali parlano. Però, insomma, è chiaro che questi due poli carboniferi, diciamo, di Bragno e di Vado, un conto se vogliamo applicare tutte le AIA, le best advanced technologies del mondo, e un conto se uno è contro il fatto che ci sia in Italia, come dire, una produzione di energia, perché è un'altra partita, insomma. Cioè è una partita che potrebbe risolvere solo il Parlamento, il governo, come ha fatto con il nucleare, insomma. E infine magari fate una maggioranza, visto che abbiamo avuto anche qualche, perché adesso quello che ha chiesto Bente, se ho ben capito, da quello che mi ha detto Renata, è togliete l'autorizzazione che avete dato. No, che invece è nazionale. Sì, sì, ma se, cioè praticamente tornate indietro, allora vuol dire chiudere, no? Cioè perché è solamente quella cosa lì che consente di fare l'investimento, se lo fanno, poi se lo fanno per altri. Se invece, come dire, il governo, noi, il ministero, mi togliesse quella roba lì, allora bisogna chiudere, perché o quel sito lì, come dire, si mette a posto con un investimento molto rilevante in prospettiva, magari meno rilevante nell'immediato, oppure diciamo non può starci. Insomma. La stessa AIA ha permesso di attivare dei controlli che esatto. Prima non erano. Su questo argomento, già da prima, abbiamo fatto degli atti, è sempre stato difficilissimo spiegare con chiarezza le competenze, le procedure e poi le cose, le complessità del processo e della situazione anche sul territorio, insomma, perché viene data alla regione, viene affidata nell'immaginario collettivo alla regione un potere anche ben più grande di quello che ha, insomma, nel senso. E al di là di quella contrapposizione che poi secondo la teotica uno la vede, chiaramente cerca di privilegiare un aspetto piuttosto che un altro, deve essere cercato di tenere un equilibrio, perché ovviamente ci interessa la salute delle persone di quel territorio, ci vediamo pure a poca distanza, però non è influente ovviamente un insediamento produttivo che, come si diceva, porta a tutti quei posti di lavoro in una situazione già di crisi industriale pazzesca della provincia. Però mi rendo conto che spiegare è molto difficile, e quindi chiarire anche bene le competenze è una cosa che dobbiamo sempre, cioè, comunque fare in ogni occasione
evidentemente anche al nostro interno c'è bisogno di ribadire un attimo quali sono ruoli e competenze. Vabbè, commentario Adella. Prego i più che possono di fermarsi, se no la interrompiamo. No, dico che farli venire senza che nessuno li ascolti. Si discute la senza di un minuto, dico solo che se non ci stiamo tanto vale farli venire solo a conferenza. Sì. Ah sì, sì. Occupatevene un po'. Facciamo. Ma che è? Si accomodi? No, sono vicino a... Aspettiamo due minuti che si ricompone. Qui sono della ricreazione. Giornate pesanti. Dunque, noi facciamo, abbiamo deciso di fare dalla prima giunta di quest'anno a mezz'oretta, 40 minuti di chiacchiera con una realtà aziendale di particolare rilievo. Poi, diciamo, questa realtà aziendale, in base alle informazioni che ci danno, produciamo una piccola scheda che abbiamo poi anche un po' condensato per dare un format uguale un po' a tutti, che mettiamo sul sito e infine poi facciamo una conferenza stampa a 1:30 in cui chiediamo al capo azienda, al presidente, al nostro legato, chi viene. Direttore generale, a seconda di chi è venuto, di presentare un attimo l'agenda della stampa. Questa mi pare che sia l'11esima che facciamo, o l'11esima, non ricordo, ma l'11esima è grave. E via via, insomma, sentiamo un po'. Abbiamo cominciato con alcune aziende, come dire, molto problematiche in un momento in cui erano molto undicesimi, che mettiamo poi sul sito. Quindi, bisogna di voi, giornale aggiunto, le trova tutte. Insomma. Questo che si chiama la Liguria che produce. Però a fine anno saranno 52 quelle che saranno scritte qui e che danno un po' il senso di come siamo messi in questo anno che speriamo, come dire, incroci anche una ripresa economica. Abbiamo cominciato da alcune realtà, Piaggio, Ilva, molto problematiche in questo momento, ma via via poi stiamo vedendo anche per fortuna alcune aziende, mi pare la vostra sia tra queste, che non affrontano particolari problematiche, cioè ci sono sempre problemi tutti i giorni, sì, che però non sono di fronte a chiusure o a pesantissimi tagli, a cassa integrazione, e niente, quindi vi chiediamo un po' di illustrarla qui. Poi abbiamo immaginato questo ciclo di incontri anche in previsione dei nuovi fondi europei 14-20. Sono fondi europei di cui stiamo discutendo col governo, entità e funzione, diciamo, via. Tenga presente, lo dico per riconoscere meno queste cose, perché ormai c'è una certa isteresi, nel senso che ormai l'Unione Europea da 2 anni di delay, diciamo, sul settennato che si concluse nel 13, e quindi consente ancora di spendere sia nel 14 che nel 15. 15 poi un po' meno perché devi anche rendicontare in modo abbastanza complesso.
quindi di fatto ormai si dà abbastanza per acquisito che c'è un certo ritardo, perché spendi ancora i vecchi e devi ancora spendere. Questi fondi europei sono fondi di diverse tipologie, c'è un piccolo fondo pesca che non vi interessa, c'è un fondo PSR, attività agricola, che non vi interessa, e poi ci sono invece due grossi fondi, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, che sono proprio i fondi che riguardano le imprese. Come ho detto in tutti questi precedenti incontri, nei precedenti settenni, questi fondi sono stati concepiti molto come fondi, diciamo, rivolti alle piccole e medie imprese, insomma, perché le grandi imprese potevano partecipare con procedure abbastanza complesse e anche abbastanza eccezionali. Insomma. La pesantissima crisi che ha coinvolto l'industria nazionale, non solo quella nazionale, ci ha fatto un pochino cambiare atteggiamento, e allora stiamo guardando un po' con tutte queste realtà, anche per far conoscere meglio queste cose, problemi che possono avere, qualche volta anche in positivo, non so, assunzioni, eccetera, eccetera, per capire se ne orientiamo una parte con modalità che poi magari potreste vedere più dettagliatamente con l'assessore Rossetti, che oggi non può essere qui, è stato qui fino a un'ora fa, da solo la formazione, con l'assessore Guccinelli, che invece è l'assessore, diciamo, all'attività produttiva, che conoscete bene. In sostanza, diciamo, i due campi in cui si possono vedere un po' di cose sono i fondi per la formazione, il Fondo Sociale Europeo, che possono essere spesi sia per attività di formazione di gente che si professionalizza per provare a incrociare il mercato del lavoro, ma in alcuni casi sono usati, vedi Piaggio, anche per la formazione permanente di persone già in carica con l'azienda in momenti magari di difficoltà o di crisi in cui dovendo cambiare il mix, o skill, forse meglio dire o skill, hai bisogno anche di processi di riformazione, se non siamo capiti. E poi invece con accordi di programma si possono anche immaginare, diciamo, alcuni, diciamo, investimenti, interventi magari fatti in collaborazione con il MIUR, come è successo per Ex, in attività più innovative, ricerca. Poi c'è una possibilità che non ho ben capito se poi è rimasto o no, poi Renzo mi aiuta a capire, che avevamo visto per MBDA, che è una società di finmeccanica, ma che dipende, sì, che dipende da voi, cioè dipende. Cioè, dipende dal meccanico per il 25%, però è una società internazionale, c'è un coordinamento unico che è semplicemente a Parigi, cioè la sede principale di Parigi, certo. Francia. Ma che è legata anche a voi o no? Ha una sede presso di noi, perché abbiamo ceduto sul territorio, esatto. Nostro. Anche se l'azienda è autonoma, diciamo, la ospitate come se... nello stesso plesso. Sì, stesso vabbè, comunque, diciamo... Ora lì, il tema è questo, è l'ultima cosa che voglio dire, che sia i fondi europei che i fondi, diciamo, nazionali di investimenti, quelli che si chiamano FAS o si chiamano sviluppo coesione, quindi FSC, hanno un fortissimo orientamento verso il sud, con motivazioni comprensibili. Poi questo qui produce poi un dato costante, cioè che si arriva in fondo e che rimangono i 5 miliardi di euro non spesi. Allora, si era stabilito, non so se questa cosa poi viene confermata o meno, che nel caso di realtà che avessero più sedi, per BDA sembrava una di queste, sia al nord che al sud, si potessero fare dei programmi con i fondi europei del sud da investirsi parte giù e parte su, diciamo. Stiamo tentando di mettere insieme questo progetto insieme alla Regione Campania, prevalentemente finanziato da loro, con una piccola parte nostra, per un progetto di ricerca che è MBDA. Non so se voi avete come otto, in quanto tale direi di no, perché voi ho letto che siete prevalentemente qui un pochino, a c'è una realtà all'estero, e poi una ce n'è, dove l'altra? Brescia. A Brescia, quindi non so se questo è un caso. Vabbè, questo per darvi un po' la gamma, ecco. Noi siamo pensando di fare qualcosa in Regione Campania, perché si dava sono soldi. Sì. E allora in quella logica lì potrebbero fare un programma integrato, Campania Liguria anche loro? Mettendomi nei guai, perché in questo momento non saprei dove prendere i soldi. Per i prossimi anni? Sì, nella FSC. Infatti i soldi che mettiamo nel
l'eventuale programma interregionale sono soldi FAS. A voi, anzi a lei. Bene, intanto ringrazio per l'opportunità che ci è data di presentarci, anche se siamo conosciuti, perché noi siamo già visti diverse volte. Sì, ma più che altro questa cosa la pensate per i colleghi, insomma, che meno hanno quotidianità di rapporti col mondo produttivo. L'Auto Melara è una società che è radicata nel territorio spedino ormai da oltre 100 anni. Noi siamo nati lì dopo 1905, come la mia azienda, come l'ESA, 1905, come l'ILVA, fino a un anno veramente incredibile. Sono 1905. ESA, ILVA è 8 sicuramente. C'era l'industrializzazione galoppava, il mercato tirava, le esigenze del governo erano forti, gli investimenti, insomma, era un mondo felice. Ora, tra poi di momenti felici, noi siamo ritornati dopo diverse traversioni, è abbastanza felice perché sono oltre 10 anni che siamo in crescita costante. La crisi non ci ha colpito, ma ci ha rallentato. A partire dal 2009, eccetera, cioè, siamo un pochino fermati. E poi una serie di libri che vi lascio. Certo. C'è anche una chiavetta sul tavolo, così non la dimentico. Questo grazie al fatto che noi esportiamo parecchio, non quant'è l'esportazione? Siamo oltre il 40%, a seconda del livello annate 40, 43, 44, quindi c'è una propria parte interessante, ed è da lì che ci vengono soprattutto i nostri margini. Nel mondo finmeccanica siamo fra quelli che hanno un posizionamento migliore in termini di margini, di direttiva. Anche nel rapporto di casi personale, noi siamo abbastanza alti. In questi anni ci siamo concentrati su quelle che erano le lavorazioni fondamentali core del nostro prodotto e abbiamo esternalizzato quanto più possibile per aumentare la competitività. Abbiamo cambiato il mix in questi 10 anni, siamo passati da una società prevalentemente manifatturiera, quindi con una forte presenza di Blu, a una società in cui le Blu sono diventate una minoranza molto qualificata, ma certamente una minoranza. Abbiamo oltre 350 ingegneri, 400 rotti tecnici. Faticate a trovarli o no? No, devo dire di no. I nostri bacini di assorbimento sono essenzialmente Pisa, poco dopo viene Genova. Qualcosa viene da Parma, qualcosa da fuori, ma le persone che vengono da noi sono per la gran parte residenti nel circondario, abbiamo il 15% che viene da fuori, ma tra Massa Carrara, Spezia, e qualcuno che viene da altre regioni, oppure viene dal profondo Toscana. Pisa per noi è un bacino molto grande, perché molti ragazzi spezzini vanno a Pisa, no, più comodo. L'università di Spezia è Pisa. È comodo arrivarci, c'è il treno, ti porta là, anch'io sono fatto a Pisa, Genova un pochino più certamente poi è un'ottima università. Questo cambio ci ha consentito poi negli anni, soprattutto con l'aiuto delle forze armate in particolare marina, di cambiare completamente i nostri prodotti, quindi nel giro di una decina di anni oggi siamo sul mercato con prodotti completamente nuovi, prodotti che sono avanzati, prodotti che stanno sul mercato, e siamo un riferimento di mercato per in marina, per tutta la gamma delle artiglierie, un piccolo carico che è una grande carica. Pensate che noi abbiamo nel mondo, abbiamo 69 paesi che utilizzano i nostri sistemi. Tutti i nostri clienti sono clienti istituzionali, sono sia marine che esercito, aeronautica all'estero molto poco, però in Italia serviamo anche aeronautica, quindi in Italia noi siamo un riferimento per tutte le forze armate, siamo certamente un supporto significativo alla difesa nazionale e i nostri sistemi sono seguiti, sono usati e sono anche pensati alla nostra forza armata. È fondamentale che ci sia il coinvolgimento della forza armata quando un sistema viene pensato. E solo così si ha la sicurezza che poi anche all'estero possa essere venduto. Il numero italiano certamente non ci basta.
non sono mai costrati e neanche adesso ci basta. È invece fondamentale che ci sia lo sviluppo del prodotto fatto in Italia con la certificazione italiana della bontà dello stesso. Questo sistema funziona bene, ha portato negli anni a un prodotto estremamente positivo di qualità, siamo competitivi con i prezzi, naturalmente ce la battiamo, non è così semplice, il mercato è molto pesante, il mercato è duro, i nostri competitori principali sono gli americani, nella parte locale di navali, dal medio fino al grosso. Gli israeliani e altri in un piccolo caso. Poi nel settore terrestre siamo di riferimento di mercato per quanto riguarda le torri armate per i veicoli. Nel settore terrestre operiamo con il consorzio greco come l'ARA, dove abbiamo fornito tutti i sistemi di combattimento per l'esercito, con i vari carri armati da combattimento di etere, il trasporto di combattimento d'ardo, che sono cingolati, sia ruotati. Ci sono il Centauro e recentemente il Freccia, che è anche in produzione, ed è un po' la spina dorsale della nostra posizione attuale verso la città. Esportiamo anche dal terrestre, abbiamo come principale cliente la Polonia, dove abbiamo delle gare significative, dove abbiamo negli ultimi anni esportato oltre 400 milioni di euro per gli stanziamenti. La Polonia credo che stanno essendo moltissimo in difesa. È uno dei paesi che è in crescita, mentre tutti i paesi stanno riducendo le spese, la Polonia sta aumentando e la Crimea, il caso Crimea, il caso Ucraina, sta spingendo ancora di più ad accelerare il programma di ammodernamento. Loro vengono dal vecchio mondo dell'est, della Russia, di armamenti di tipo non nato, a poco poco stanno trasformando. Sono già nato, sì. Sono già nato, stanno trasformando tutto standard occidentale, quindi hanno bisogno di tecnologia, hanno industrie capaci ma non alla nostra altezza, per cui è facile trovare un coinvolgimento. 800 milioni di euro un po' chiaro, quasi 10 anni, che è una cifra importante. E vediamo davanti ancora possibilità. Probabilmente dovremmo dedicarci anche in Polonia, perché il paese lo richiede. C'è anche là. Già adesso abbiamo la licenza, però ancora di più bisogna fare qualcosa di più. Questo è il mio corpo. L'aiuto della Marina abbiamo modernato tutti i nostri sistemi navali. Nel campo navale, per darvi un'idea, nel medio calibro, sul mercato mondiale aperto, il 90% del mercato è nostro. Quindi abbiamo veramente una posizione di grande rilievo. Se pensate che anche il concorrente è una città americana, già questo fa capire qual è il problema. Adesso nel piano di ammodernamento della Marina. Noi siamo coinvolti, certamente. Sta più in cantieri, Selex a voi. Sì, certamente grossi. Siamo grossi e di sicuro anche questo è un asse portante del nostro futuro. Abbiamo fatto quest'anno oltre 440 milioni di ordini, abbiamo fatto una produzione attorno ai 400 milioni, abbiamo un backlog, abbiamo in casa ordini per oltre 1.000 milioni, quindi abbiamo davanti tre anni circa, non dico tranquilli, ma comunque in cui possiamo cercare di crescere. Il nostro obiettivo è di crescere ancora, vogliamo crescere ancora, anche come ha detto, sì, adesso siamo scesi, abbiamo fatto una lenta decrescita, come ha detto, negli anni, abbiamo il mix senza far forzatura, naturalmente, con il turnover. Sì, con il turnover normale, cambiando appunto il mix, queste le istruzioni che abbiamo detto. Dicevo che la crescita verrà da una nuova linea di prodotto. Noi abbiamo investito in questi anni, grazie alla Marina e anche all'esercito, moltissimo nel munizionamento guidato. È una cosa quasi unica al mondo, cioè siamo stati per primi a cominciare quasi 20 anni fa. Oggi siamo finalmente entrati in produzione con un sistema che chiamiamo Davide in Italia, Astralis all'estero, che è del nostro cannone 106 navale,
che permette di sparare da un cannone dei piccoli missili che vengono guidati in un fascio che ne segue il bersaglio. In pratica, anche se arriva un bersaglio molto manovrante contro la nave, noi possiamo difendere la nave e possiamo abbattere questo bersaglio. Quando invece un cannone tradizionale, sparando un tiro balistico, se il bersaglio durante il tempo di volo si muove, è chiaro che il bersaglio si è furbo, no? Se il bersaglio è sgusciante non si prende. Invece con questo sistema che insegue... Che minimizza la distanza. Sì, quindi fai il... Minimizza la distanza. Quando non si intercetto. Quindi questo è un sistema unico, l'abbiamo provato, adesso è in produzione, è venduto già anche all'estero, e da questo aspettiamo di averci delle grandi soddisfazioni, ma non basta perché sempre con la marina e con l'esercito abbiamo... sviluppo un sistema per allungare la gittata e la precisione dell'artiglieria tradizionale, che sono sia terrestri di grande carico, sia terrestri che navali. Quindi per darvi un'idea, se la Spezia si volesse portare un colpo di precisione qui nella piazza, lo potremmo fare. Quindi non ci fate arrabbiare voi genovesi, perché questa potrebbe essere una mezza idea. Non si arrivava neanche a Levanto, quindi è aumentato un po', è aumentato tantissimo, quasi 5 volte. Quindi 5 volte la distanza e la precisione. Abbiamo calcolato la distanza di Genova e poi abbiamo. La Salzana o la Spezia? La Spezia, la Spezia. La Salzana non si deve pensare. La Spezia, va bene, la Spezia. Questo è un requisito che avevano le marine, chiamo tuttora le marine, perché l'esigenza di supportare dal mare l'azione di terra è un po' fortissima, e quindi devono farlo stando lontano dalla costa, quindi lontano dal pericolo che fosse causato da mezzi estensivi nei confronti delle navi e delle mani. Un sistema di questo tipo qua, in questo momento noi l'abbiamo in sviluppo, gli americani, sempre i nostri concorrenti, hanno anche loro voglia di farlo, sono effettivamente un requisito. Loro hanno già speso quasi 2.000 milioni di dollari senza avere niente, noi con molto, molto meno ci stiamo arrivando in fondo con una soluzione tecnologica estremamente avanzata. E poi ha creato una famiglia di prodotti, che come dicevo, anche terrestre, con prestazioni inferiori, ma anche sulle Stante 6 stiamo facendo una famiglia di dimensioni per dare questa capacità. Quindi è una capacità unica che troverà nel futuro anche protezione in campo di Stante 6. E questo dovrebbe nel tempo portarci una crescita abbastanza importante. Se io dico sempre che noi abbiamo portato di mano passare da 400 a 600 milioni senza qualche anno senza grossi rischi, naturalmente aumentando il personale, perché noi siamo veramente ridotti al minimo, e questo ci aiuterà senz'altro a crescere, a posizionarci nel contesto internazionale. Siamo abbastanza piccoli, non siamo grandi, ci sono dei giganti rispetto a noi, che sono grandi 5 volte e mezzo. Quindi la nostra idea è quella di collocarsi in uno scenario europeo dove si possa giocare un ruolo importante pur essendo più piccoli gli altri, però facendo parte di un contesto in cui le nostre specializzazioni possano trovare una collocazione e avere una loro dignità. Ora siete un migliaio, no? Ho visto sono un migliaio, sono un migliaio, 1.200. Quanto indotto genera? Portato anche di numeri dell'indotto, abbiamo un indotto importante su 50-60 miliardi all'anno, milioni all'anno che lasciamo sul territorio. E sono piccole aziende di... Sì, sono normalmente sono piccole. Hardware, software, meccanica di precisione, perché la precisione bisogna andare verso il mondo. Però il resto, salvo carpenteria, servizi, non sono poi lì, diciamo, in Val di Maga, tipo quelli sì, del Polo, quella zona lì è molto. Abbiamo favorito l'aggregazione di 3 aziende che lavoravano all'elettronica, e
diciamo, molto bello, se mi puoi dire così. Ma ne abbiamo visitate alcune recentemente, abbiamo trovato realtà, vero? No, c'è qualità sul territorio. Anche dopo l'alluvione hanno avuto una capacità reattiva incredibile, sono messi in piedi su. Il polo c'è picchiato, l'alluvione, il polo c'è parana, sono anche sott'acqua. Siete nel distretto voi, sì. Siamo tutti e due, in tutti e due, siamo sia nel SIT che nel... Quanti soldi avete beccato finora? Beh, dunque adesso ti abbiamo chiesto, qui nel SIT non tantissimo, credo un paio di milioni. Invece nel DLTM abbiamo fatto una domanda adesso, per un progetto che riteniamo interessante. Non abbiamo affondato perché affondato, abbiamo concluso. Tu devi fare la fondata, la cosa preoccupa. Fondando la presa, abbiamo concluso perché stiamo rivedendo il requisito, cioè questa nuova classe di navi ci ha dato una strozzata, volevamo fare una barca remotizzata per assetti antipirateria. Questa nuova classe di navi potrebbe imbarcarla e quindi stiamo riguardando le dimensioni e poterla imbarcare in modo che la nave abbia poi la possibilità di mandare in giro anche tanti satelliti che possono estendere il braccio di azione senza avere gli uomini a bordo, quindi controllando la nave. Questi non sono finanziamenti nostri, attraverso il distretto programmi. E poi loro hanno partecipato, non so se sono nel polo. Nei poli di ricerca, certo? No, mi sembra no. Ricerca non abbiamo diverse attività che ho elencato in presentazione. Questi fondi vengono dal News. Sì. Abbiamo collaborazione con l'Università di Pisa sulla robotica. La robotica è proprio un terreno nuovo che stiamo lanciando. Con l'IT avete raccolto? No, con l'IT no. Dovrò andarlo a visitarlo perché ho letto moltissimo. Adesso parlando di robotica mi viene in mente anche a me. Il tisso della robotica, adesso io poi non so che tipo di robotica, ma la robotica è proprio un termine. Però loro dicono che queste cose che faranno, specialmente questo, diciamo, il cavallo, no? Dicono che sono 300 al mondo che sono arrivati a quel livello lì e che l'unico civile è questo. Poi c'è quello americano e quello israeliano, forse. Ma cos'è che lui è americano? Cosa... Però andateci a trovarlo, perché andiamo a trovarlo. Lo fisso io. Magari fanno un'occhiata. Noi adesso siamo concentrati con la robotica e vendiamo robotica veicolare, cioè veicoli che possono essere pilotati da remoto e che abbiano una certa... Poi di T, sono nelle aziende, non è un'azienda, insomma, mettiamoci lì T. Diciamo, non so, aprile. Tra l'altro mi dicevano che al di là dell'espansione, come dire, Zelli, poi non so se quella cosa va del CDA, è andata avanti, non so se è vista. Perché si orienterebbero a proprio chiedere al Comune, sono orientati a chiedere al Comune di poter crescere lì sulla collina, perché proprio ha bisogno di spazi per mettere dentro, sono 800 adesso i ricercatori, sono 1200 in Italia, 800 a Genova, la principale Genova. È una bella massa critica e comincia ad essere nei ranking mondiali in diversi campi, nei primi 10, 7, 8, insomma. Cioè sono in una classifica in cui c'è l'MIT, è una cosa abbastanza. Ma loro molta robotica umanoide, non so se è il termine giusto da... Ma sai, la robotica è robotica. Infatti con grandissime applicazioni pensano nel futuro nella riabilitazione e anche per superare disabilità. Ma anche tutta una parte invece di sminamento. Sì. Per esempio il discorso di Fukushima, dicono che se fossero stati pronti avrebbero evitato che devono nascere uomini, insomma, fanno lavoro. Insomma, capite che una cosa. E poi questi appunto, cioè qui c'è tutta una tant'è che due dei tre che fa queste cose sono militari, quindi sono campo vostro, insomma. Cioè sono enti di ricerca, sono realtà di ricerca, industriali, eccetera, nel campo di cui vi occupate voi. No, difficile. Noi abbiamo mandato
forse lo sapete perché è comparso anche sul giornale, ma quando ci fu quel problema nucleare, quella radiazione nucleare non contenente, noi demmo ai vigili del fuoco il nostro. Ma quello di Genova, quello di volte. Il nostro robot per andare a aprire, andare dentro, guardare, circolare, abbiamo fatto con il nostro robot pesante, abbiamo tre tipi di robot, abbiamo un pesante, un cimico di fiamma, un volatore per dire, per guardare, per la minaccia, non vedo che è il piede si fa, che pesa circa 160 kg, probabilmente piccolo, a 60, e fa problema a 3 secondi, ma probabilmente con una nuova forza, che può essere imbarcato su un veicolo, può essere anche smontato in tre pezzi. In quel programma di assunzioni in Finmeccanica, di 1500, ci siete per quota anche voi dentro? Anche noi siamo dentro, nel nostro turnover abbiamo persone che devono entrare, che devono fare persone, anche più grandi come altri, che devono prendere. Ma qua in giro? Abbiamo preso anche qualche, abbiamo dovuto anche naturalmente su due operai che vanno in pensione, perché non è che noi di solito facciamo corsi con un cisito della gastronomia industriale, facciamo una selezione, anche adesso ci sta passando un paio di corsi da cui dovremmo andare a chiudere. Quando data? Abbiamo fatto adesso, mi pare che fosse destinato a persone giovani entro i 25 anni, i 27 anni, disoccupati con qualifica di istruzione superiore. Adesso stanno facendo corsi. Non sapevo fare un'osservazione, di l'ho provato. La preparazione che faccio alla scuola è un disastro. Veramente, la gente che riesce a fare il pericolo meccanico non ce l'ha più bisogno. Proprio non. È un disastro, la scuola non prepara. La scuola non prepara. Beh, avere un apprendimento poi vero e proprio, si fa in azienda. Ho visto il caso mio che pure devo dire che tutto sommato ingegneria a Genova ho valutato anche bene, tutto bene, però poi ti rendi conto. Il corso poi lo fai da esatto, ma fondamenti sì, dovresti avere fondamenti, non si chiama una manovra, facendo il suo fondamento, poi dopo non farà diverso, ovviamente la vita reale deve essere quella che si è subito, però la base c'era, oggi questa base mi sembra che sia un po'... È successo da diverse scuole, o parliamo di ragazzi di lì, o... Ma credo che sono sostanzialmente tutti la zona, non diciamo nessuno quello. A differenza dell'università che invece ti dà... L'università prepara meglio, insomma, l'università prepara meglio. Poi c'è sempre che si lamenta anche lì, no? Certo. I vecchi ingegneri si lamentano anche lì, però insomma... Ma in generale quando io parlo con i suoi colleghi dicono che chi esce dall'ingegneria in diverse realtà, la politica in Milano, Torino, Genova, Pisa, poi ce lo dicevano anche quelli di cos'era Simons, no? Sì. Pare che trovino buona... No, non ci lamentiamo dell'università. L'altra mattina abbiamo presentato quel polo tecnologico lì a Sesti Levante. C'era Cultica che diceva che il dramma, ad esempio, non riesca a trovare ingegneri informatici. Credo che a Genova ne esca poche unità all'anno. Sì, piuttosto il problema che ci segnala è questo, mentre voi dite di no. Adesso che non l'avete trovato, che in alcuni... Non in alcune nicchie non le trovi. In realtà fatica. Infatti l'altra mattina c'era una platea di ragazzi che ha detto smettete di andare a scienza all'informazione e andate a informatica. Ce l'ha detto anche a Zoe, che lui... Tra l'altro lui dice che nella sua azienda, adesso non mi ricordo, pare che sia una porta di 2-1 tra un ingegnere e personale, non a quel livello, Demonte dice che lui ne assumerebbe volentieri 20 che darebbero origine a 60 posti di lavoro, perché poi c'era appunto il lavoro a livello alto, a livello medio, diciamo, basso, insomma. E dice che non... No.
forse perché noi siamo un pochino isolati, quindi c'è meno concorrenza per ma forse dipende anche da... avete anche un'altra cosa voi. Siete ambiti, a me se viene un disoccupato in qualità dice ma l'8 Melano non assume, la prima domanda che mi fa è ma sai una... un conto probabilmente lavora a millesimi, un conto lavora a spese, cioè come bacino di potenza, voglio dire, no? Poi basta Carrara, Pisa, Spezia, ti muovi in giornata, no? Giusto? Ciao, millesimo. Ma voi avete anche studenti che durante l'università vengono a lavorare? Facilitiamo anche questo, facilitiamo questo stage, facilitiamo gli stage, chi vuol venire nel momento organizziamo, ci costa un po', ma comunque capiamo che è importante anche per noi, perché permette di conoscere le persone, sì. Abbiamo già di preparare, quindi di vedere poi una selezione. Sono molto ma Spezia diciamo nel campo manifatturiero classico termo loro cosa c'è non solo però poi c'è naturalmente Fincantieri che c'è a Bucciano, ma Bucciano, tu riesci a fermarti per calcolo, faccio io. Vada, se almeno non so quanto torno indietro per l'altra cosa. Io mi scuso tantissimo, Io parlare la provincia di San Diego su Lucano. Ma parlando con Matteo e lei, no? Che fa questi premi, questi corsi di studio, queste cose. E fanno tutte verso la cultura, sì, verso l'arte. Solo che c'è una cosa, dice, diamo un premio al più bravo in matematica della provincia, al più bravo in fisica. Materie scientifiche. È chiaro che la gente si indirizza verso scienze di comunicazione, verso la teologia, altre cose, perché non c'è lo stimolo del contesto ad andare verso materie scientifiche, sono poi quelle che non esce, c'è uno scarso rapporto tra il mondo della scuola e l'industria. E la relazione non c'è una relazione per dire l'economia va in quella direzione, il territorio sta crescendo e sviluppando in quella direzione, io scuola cerco di assecondare questo processo, è inutile che vado da un'altra parte, da un'altra parte produco gente che poi il lavoro non c'è. Il paese è un segnale di un paese che non vuole faticare, non scusa, buon lavoro, grazie. Vabbè, più o meno abbiamo detto quello che per poco possiamo fare, noi per vogliamo dire. C'è un'altra cosa importante che bisogna che sappiate, abbiamo bisogno di capitali naturalmente, di trovare le persone, abbiamo bisogno di bere, abbiamo bisogno dei clienti che supporti, abbiamo bisogno delle armi, abbiamo bisogno del curriculum. Per quello che noi facciamo, quello vogliamo provare. E per provare è il curriculum in Italia ci sono. Sono visti più in Sardegna, adesso il primo in Sardegna è praticamente inagibile. Voi usate sempre. Andavamo a Salto di Quirra per fare tiri a lunga distanza. Con la macchina? Salto di Quirra, sì, non ci possiamo prendere, adesso andiamo in Sudafrica. Andiamo a Nettuno e andiamo naturalmente ancora lì al Cotrao, nel nostro golfo. Continuiamo ad andare un po' a Capo Giulava, ma ci sono forti pressioni per. Quindi in il gruppo cosa riuscite a? Riusciamo a sparare con le nostre artiglierie, tutti i mezzi inerti, quindi non riusciamo a fare, riusciamo a collaudare i cannoni, ma non a sviluppare i mezzi. Ma che cosa vi serve? Perché sono quelli che ci servono. Non servirebbe che il poligono di Santo Domingo funzionasse, non faremo male. No, ma dico, se dovessimo avere più due o qualche. Ci dovremmo sparare. Ci serve una base, ma una cosa, una base, possiamo e poi c'è davanti il mare libero che posso lavorare, poi c'è un magistrato che non si mette a fare storia. La realtà è questa qua, c'è un magistrato che non fa storia. Perché... Ti ricordiamo sempre che sei in streaming. No, non è io. Il problema della Sardegna, il poligono sardo, è che c'è una contestazione sull'inquinamento, c'è un processo in corso, hanno
mandato, hanno inquinamente inviato giudizio 7-8 mandanti del poligono, e questo è terrorizzato tutti, e anche quello che è possibile fare, magari farebbero fare anche i magistrati, non si fa perché si paura che ci sia una pena penale conseguente, quindi ci guarda un bacio di mare abbastanza libera. Ci vuole, se ci vuole la possibilità di controllare il mare, quando lì si spara lungo poco, si spara anche dentro i 15-20 km della costa, si spara, quindi ci vuole un sistema di controllo di radar lanciato. È un investimento che non è pensabile replicarlo. Ce l'abbiamo, potrebbe uscire da quello. Ci sono tentativi per riaprirlo, grandi difficoltà, non so quando va a finire. La realtà è che noi oggi andiamo in Sudafrica per utilizzare questo sistema, sviluppare il nostro sistema. Costa. Quindi dire che ci andiamo anche grazie alla la collaborazione che abbiamo con i tedeschi, che organizzano il trasporto, organizzano i permessi, cioè noi andiamo tra comunità e loro esportano. Se fosse il contrario, qualche problema ce l'avremmo. Il nostro qua è della macchina militare. È della macchina militare. Quello funziona bene, non no, è al contrario, vicino a Porto Rico. È materia. È piccolo, è materia anche di discussione. Se conviviamo con qualche difficoltà con i comuni locali, se vuoi far lavorare queste 1000 persone qui, devi tutti i prodotti e devi provare. Però anche lì un po' di alti e bassi di tensione, insomma. Anche se poi c'è una certa stagionalità. Cioè, sì, non è stato più piano, l'estate viene chiuso. Intanto sono tutti più in Italia. Ce n'è uno che sa, ottobre, maggio, sì, stanno un mese e mezzo chiusi, per due, alcuni forse li aprono quando non c'è traffico, quando non c'è possibilità di gestire. Ecco, poi almeno quella lingua dobbiamo rompere un po' il colore. No, ma la marina di Italia è disponibilissima. Se non c'è problema, riusciamo ad andare avanti. È solo un messaggio di allarme perché sono malattie queste, possono essere contagiose, no? Va bene. Diciamo che andiamo di là. Va bene, non ti chiediamo. Usando il fondo di barca. No, abbiamo anticipato quello, abbiamo per un po' di lunedì certo ballerini, ma devo spiegare. Ma mi ha confermato, mi conferma la Grandelica, non ho visto. Scusi. Che se era possibile che la malaparte sia anche gestione, non fatto sperimentare. Intanto sono le varie genovesate, quindi abbiamo scelto bene, noi ci avevo già pensato. Sono curioso, sono molto curioso, lunedì farò una. Dopo la piaggia faccio un approfondimento. Va bene. Che abbiamo finito, andiamo di là? Questa sì, la lascio, allora andiamo a Renzo. Vieni tu? Sì, grazie. No, datemi anche un cartaceo, perché io c'è tutto. Qua ce ne vado sul cartaceo, sulle chiavette. Ci apre una macchina, mi sbaglio, ci apre il motore, questa. Ridono perché io vado con fogli, foglietti. Fatto così posso fare. Poi arriverò alla tecnologia. Quando cresco comincerò a dedicarmi alla tecnologia. Andiamo di là, Presidente. Andiamo, sì, mancano 5 minuti. Aspettiamo, non so. Ma in fondo... Si stacca un attimo, ci vedete, grazie. Diciamo di spegnere, infatti io...